sento veramente male. Buonasera, buonasera a tutti. Cosa cacchio sta succedendo? Scusatemi. Pronto, allora, prima di cominciare, allora, abbassiamo un attimo qui e iniziamo con... Ciao ragazzi, come state? È così che si inizia lo streaming. Porca miseria, sto davvero malissimo, cazzo. Quale schermo è questo? Ok. Allora, iniziamo a leggere le vostre sub e resub. Ci sono anche state un raid delle sub regalate. Benissimo, in tutto questo era farmi il tè. Dove cazzo sta? Eccolo qua, è qua il tè. Ciao ragazzi! Allora, grazie tantissimo gatto del raid. Grazie Asian Cougar, e noi siamo dei ladri poveretti, ma quello che vogliamo rubare è il tuo cuore. È vostro ragazzi, lo avete rubato a dovere proprio. Allora siamo qui perché il gatto ci ha promesso di Asian Cougar. Io spero ve ne dia, perché non so non so dove raccattarla. Io mi so non so veramente dove sto di casa oggi. Comunque, grazie mille a Beltra che 10 minuti fa ha regalato 5 sub così senza motivo. Non lo so, c'era un motivo. Non solo delle sub, ti ho regalato delle re sub. Ho regalato a Sforz, a Ryuking X, a Andrea Leonhardt che fa il quarto mese, Always Up un mese, al Ginato di Potassio fa 2 mesi e Sandro fa i 3 mesi. Quindi ahia, quante re sub, forza forza tutte adesso. E Jace, aspetta. Poi 19 minuti fa, Gabritos, ci sono quasi, cioè quasi all'anno, Gabritos, sei quasi all'anno. Nessun motivo, ma per non disturbare le ho fatte prima. Oh, che carino! Grazie mille, grazie. Tutte adesso. No, aspetta, devo fermi. Devo leggere in fretta, devo leggere. Allora, Morragan 42, 2 mesi, quindi grazie mille Morragan per il tuo secondo mese. A Lollo 93 che fa il secondo mese, buon mese anniversario Cichibe. Dove la porta cena signorina? Ma dove vuole? Però vorrei della pastina in brodo, grazie mille perché sono un po' malino oggi. Case Cloud, 11 mesi Case Cloud, rodo tuo anniversario. Dai, manca poco. Dai, sì, belle le mura belle le nura, ma balle, è lei davvero. Buona live e buon Layton. Grazie mille anche a Case Cloud. L'ho scritta questa cosa. Dio mio, quante cose che sta succedendo. Non sono più in grado dopo 3 giorni di fare streaming. Sele, carissima, grazie mille. 5 minuti, sono 5 e 3, 5 mesi. Bellina la emoticon. L'ho vista adesso, l'ho vista anche in qualche storia. Bella, bella, che sei te che dabbi. Quella sei tu, vero? Non sei così pallidea, no, tu sei molto più colorata di me, faccio in realtà. Però è molto carina, mi piace un sacco. Morenix, che regala 10 euro, anzi 10,1 per fare la cosa palindroma. E dice, noi siamo della dei poveretti, ma vogliamo rubare il tuo cuore. E vai di musica, Layton. Anna, viva Pezzali, grazie Morenix, grazie mille. Che bello vedervi così tanti stasera, ragazzi, mi fate super contenta. Charvilt, 4 mesi per il signor Charvilt, grazie mille. Anche Kest, che fa invece il 5° mese, così. Erano senza frasi, non so se è voluto, però nel caso vado poi a leggere la chat appena finisco. E 8 mesi per Ferro Gigio, caro, 8 mesi fa ci siamo conosciuti solo, non è vero, molto più prima. Vedere il mondo, raggiungere mete pericolose, guardare oltre i muri, avvicinarsi, trovarsi l'un l'altro e sentirsi, questo è lo scopo della vita, da I sogni segreti di Walter Mitty. 22 mesi e 2 anni incoming, e infatti, che cazzo lo sapevo io, ma scusami, non erano 8 mesi di sub, noi ci conosciamo da quando sono nata. Credo, non è vero, sono nata prima io. In onlifero li mette azzurri e arancioni. Stasera voglio fare un po' che cambiano, non lo so. E Layton D, che bello è Layton D, che bello è Layton D. Sono contentissima. Adesso che ho letto tutte le resub, posso leggere la chat. Ciao, come state? Tutto bene? Ma so che quanto tempo. Ma l'effetto nuovo dell'Anlif, sì, vanno un po' a colori oggi. Se volete vi faccio vedere anche un effetto che si chiama Dracaris, che è molto figo. Non ho detto sui social che sono in live, dovrei farlo, no. L'Irlanda per 1 anno e mezzo mi hanno ingrigita. Quanto per l'Anlif. È vero che è tornato lì a lavorare per... Era una roba super importante. Facebook... Non mi ricordo, però mi ricordo che avevi scritto su Facebook, appunto, però non mi ricordo. Chi le vuole bene è già qui. Ah, che bello, grazie. Ok, Ciki, per un momento devo regalare non sub Ponemesis. Guarda, io ho visto che Ponemesis, mentre dormivo, ha regalato una sub a 88 Beat Music. Grazie mille. Purtroppo credo che non ci raggiungerà mai in streaming, devo essere sincera.
Oh, a capire Facebook, prima di fare come Baglioni. Hai fatto molto bene a fare come Baglioni, perché l'Italia è l'Italia. Però troppo me ne andrò anch'io, non lo so, però è bello tornare in Italia, si mangia bene. Will, grazie mille, 27 mesi! Sei il primo che fa 27, no? Era 27 il punto più alto, non mi ricordo. Vuoi scrivere così stupido, ma non mi viene in mente niente. Non conviene iniziare a pensare a nuovi budget per i 3 anni in su. 27 cacchio di mesi ciculici. Hai ragione, non ho fatto i badge. Comunque vuoi dirti, finisco il discorso di prima. Purtroppo non credo che persone americane ci raggiungeranno mai, soprattutto persone unie, perché purtroppo ha talmente tanto da fare che non verrà mai qua. Ma ne puoi stare certo, non lo vedrò mai qui. Al massimo, quando riusciamo possiamo fare dei ride, però sono proprio due cose completamente diverse, quindi ti ringrazio tantissimo, buon Nemesis, però non mi aspetto che lui purtroppo venga qui. Forse qualcun altro che fa orari molto più diversi, perché lui li fa di pomeriggio, Scrubbing, una volta è venuto Josh, loro fanno molto mattino e molto sera, molto molto sera, quindi è un po' più facile che vengano da noi quegli orari. Poi tanti altri amici che non parlano italiano, però non so ancora chi sarà fisso. Come Yugi Mation, hello there everyone, glad to finally be able to catch one of the streams. Hi Yugi Mation, you're super welcome here. This is like a special streaming that I do once a week, and it's sorry, I'm super tired, I don't feel it very well today, but I will play Professor Layton. It's in Italian, I'm sorry, it's my main language, so it would be all in Italian. If you want to catch me streaming some creative arts, you can see me at 5 p.m. CET, Central European Time. Ho imparato dei miei errori, here on my channel, every day until Monday to Friday. Dio mio, mio inglese, ragazzi. Dio, aiutissimo. Ti sei riposato un po' oggi? Se non viene altro il quinto mese, vado in America. Tiro per le bit orecchie. Grazie, Monemesis. Grazie. Al massimo andiamo noi, dai. Andiamo noi a invadergli lo streaming. Però ultimamente non li riesco più a beccare, ragazzi. Sono veramente... O lavoro tantissimo, oppure non lo so. Non sto neanche più guardando le altre live. Quindi, boh. Central EU Time. You did for Ninja! Oh, you see the work that I did for Ninja! Other great folks for myself. Yay! Hypers with... oh my hypers with the skeleton. It's so cute. Devo leggere le sub. Scusatemi. Si stanno accumulando. Calmicale che fai 10 mesi. Grazie mille. Calmicale che è il nostro mago preferito. Ragazzi, voi dovreste vederlo alle fiere. Cioè, dal vivo. Quando c'è lui e tira fuori le carte, ho detto, ok, allora mezz'ora la passo solo con te. Grazie, Calmicale. Grazie a Francino Caturnuzzo. Fai 4 mesi. Dice, sono 4. Ne approfitto per chiederti come ti stai trovando con Procreate. Allora, ti direi molto bene. L'iPad è proprio una roba figa, soltanto che non ho ancora trovato il mio set di pennelli bello che voglio usare per sempre, quindi sto un po' procrastinando. Dio mio, l'ho detto veramente, vi chiedo scusa. Non lo sto usando così tanto, lo uso, però uso sempre 3 pennelli, devo davvero trovare tantissime altre future, però dovrei scusate, me lo merito, scusa. Scusatevi, vi chiedo scusa. Robby? La regina del balcone, rimango io. Hai fatto gli sticker per WhatsApp a Power? Nope, non sono stata io. Sono stata prestissima, lo so, crudello. Ah, ma se dovete andare tranquilli. No, Sele, anche tu mi mandi in balcone. No. Il Mello 5 mesi, uppala. Dopo infiniti turni pomeridiani e notturni, rieccoci qui. Un abbraccione tutto a romagnolo. E show culetti in chat. Grazie, Mello. Grazie mille. Simo Flowers, 10 mesi. Siamo a 10 mesi, mia cara Jobby. Ti abbraccio forte. Un bacione, grazie mille. Dete è VFFNCL, credo sia il suo codice fiscale, 2 mesi, buonasera con Layton di lunedì con Layton, giustamente, per la ragazza più bella invece, grazie, dite Salvonotrox, che tu non hai 50, ti ringrazio molto, tu sei una ragazza bellissima, e anche Chiara in botto, una ragazza bellissima, che fai 4 mesi, buonasera Cicchi Picara, finalmente mi prendo un attimo di tempo per innovare, se riesco a guardare un pochino di live, che peso l'università, mi ruba troppo tempo, ma sappi che ti penso sempre, anche io la penso sempre, oh, thank you so much, ehi.
I just had to follow Junior's really great work. Ah, you're super kind. You're an emote artist too. So you can understand how tired I am today, because you know the amount of work that we have to do every single day for the streamers. Oh, the pat-pat! The pat-pat! Rockstami! E benvenuto! Grazie mille! Grazie mille di essere un nostro sub. Non è partito l'evento? Eccola la risatina. Ragazzi, è vero, non ci si vede un po'. Non farò le mie mezz'ora dichiarata perché comunque è Layton D, quindi oggi si fa Layton. Ma soprattutto Little Enods, che fa la resub. Niente sub 3 stasera, Gikim e Pepe. No, tranquilli, non è una cosa che dobbiamo triggerare, è una cosa che deve accadere. Grazie mille Little Enods per il tuo quarto mese. Non so cosa sta succedendo a Streamlabs. Ragazzi, scusate, credo che sia un po' in ritardo, non partono i suoni, non sono sicura. You're well rested and ready to take on the week. Not that much, I have to say. Let me explain. Just let me remove. Oh, now my tea is ready. I am so tired. This weekend it was super duper busy and I was full of commissions and I had to do a lot of works in January, and I just scheduled all the work even for February, so my February is full. I cannot believe that. I am so grateful for that. I mean, I'm not complaining at it, but it's super duper stressful. I have tons of emotes to do. Like, I've just finished the chair and it was 31 emotes for char. I will never know if the pronunciation is right. And then the next step is 25 of January. No, I have to finish the emote for Valkia, and then I have to study emote for King Richard. And after that, I received a message, guys. I want to tell you this. I received a message for a special streamer. I will not say the name yet, but it's... His emotes are, I think, the most famous emotes on Twitch. And he just asked to me and some emotes, and I was like, what? What? No, no way. No way. This cannot be real. So I'm waiting for his answers, like, because I have to say I cannot do it this month. You have to wait until February. And he said, okay, let's just schedule for February. So in the moment she gave me the list, I will be able to share the name. No, allora, l'emoticon lo dirò anche in italiano. It's Moro, è Moro. Ah, perché l'avete già scritto in due. Oh, grazie, l'ho detto giusto in inglese. Ho sbagliato qualcosina, ne sono sicura. Che British, mamma mia. Ho parlato un po' con King Richard e veramente succede per le tue emoticon. Tu parli con King Richard? Aspetta, fammi sapere, perché ho dovuto... Lui era chiesto tipo dicembre ste emoticon e ho dovuto procrastinare un sacco perché ho troppo da fare. Sono mandolino in streaming. È palesemente il gatto. È un coltello questo, quello che stai usando. Non stavolta, Yusam. No? Mm. Oh mio Dio. Ho sbagliato tutto. No, ho pucciato troppo. No, è terribile, non si può bere. Oh no. È quel momento in cui il tè lo hai pucciato talmente tanto che sta di piedi. Mamma mia, che schifo. Ble. Sale, no. Grazie, bambini, mentre sono davvero qua di avere questa opportunità. Ah, figos, che bello. Aspettate. Vorrei... Scusatemi. Canni. Lo abbiamo capito. Ora, io non ho capito se... Vuoi che la gente vada via dal mio streaming o vuoi far sapere a tutti che lo stai vedendo? Ma non spammare, questo è il senso. Puoi scrivere quello che vuoi. Ti prego, non spammare sempre lo stesso messaggio, è davvero fastidioso. Sto cercando di leggere tutti uno per uno. Donato Leone ha scritto una roba che non ho capito. Fatene un altro di te. 10 minuti, di che? That's quite a busy and exciting schedule. Ah, ok, Canni. Scusami, pensavo fossi uno di quelli che vuole dare fastidio in streaming e sono un po'... Però se non lo sei, ok. No, sei super perdonato, ovviamente. È che a volte parto un po' così, tipo...
You're extremely. Oh, thank you so much. Sorry, I'm so tired today. I can barely read the schedule, guys. I just hope I can do a good streaming today because I can barely speak. I'm not kidding. I can barely speak, guys. No, non voglio essere arrabbiata. Leggiamo le ultime resub. Abbiate un pochino di pazienza oggi. Sto per dirvi cosa succederà in questi giorni. Criminale, fammi un altro tè. Un tè lo offro io, come farò nei prossimi giorni. In live vi mancherete tutti. Grazie, Justin, della tua donazione. Ci sono state un sacco di resub. Aspetta. Perché Justin se ne va in Giappone. Quindi tra pochissimo andrà a vedere le cose di Kingdom Hearts prima di noi. Luca Rec, 2 mesi, grazie mille. Scusa, mi leggo solo adesso. Rinnovo il perfetto per il perfetto inglese. Oh, grazie mille. Era perfetto, sei stato molto gentile. Mi piace avervi come insegnanti o come feedback attori. Prima parola di 12. Come? A prima parola di 12. Le prossime parole verranno liberate con le prossime resa. Per formare la frase, quindi tieni la mente. La parola del mese di gennaio è grazie. E adesso devo sapere. Ah, porca miseria, parlo con Ethan. Come faccio a ricordare? Puoi scriverle dopo ogni, cioè ogni volta la riscrivi. Grazie mille con questo secondo mese. Oh, di 3V, guarda chi c'è. Secondo mese, per questo si può. Prego, spiego, entri. Yugi Mation, I hope the pronunciation is correct. I'm really hoping. Thank you so much. Thank you for joining us. I really hope you like my own emotes. Like, I do emotes for a tons of streamers, but my emotes are my favorite. Like the one with the punch on the desk and the Italian hand. This one, it's my favorite. Like, it's my own child. This one, it's my favorite emote. I'm so proud of this emote, of my emotes. And how many emotes do you use, guys, on my channel? Every single time. You make me feel so proud of my job. I'm not kidding. You're using my emotes so much in my streaming and other streaming, so I'm really grateful for that. Thank you. When I see this hand and the Pikachu one and the Cheeky Beffa, I'm just, oh, thank you, my babies. Comunque, vi dico soltanto una cosa, vi do un piccolo incipit. Ho un bel po' di streamer a cui devo fare l'emoticon, ma lo saprete. Ho fatto un errore, lo sapete presto. Questa particolare richiesta da questo particolare streamer, devo mettere, se non so se è maschio o femmina, credo sia femmina, mi ha sorpreso perché le sue emoticon sono sempre spammate nelle mie mail quando mi viene chiesto, quando io chiedo per esempio non so che tipo di stile vuoi che adotti, magari vuoi uno stile un po' più semplice, uno stile più complesso, e c'è sempre quella volta in cui mi danno un emoticon di questo canale, dire fammela così. Quindi il fatto che mi venga, lo capirete presto, non è Forsen, questo ve lo posso dire, perché non vedo spesso emoticon di Forsen, vedo molto più spesso emoticon di questa streamer, ed è veramente favolose, sono favolose queste emoticon, sono perfette, quindi sono lì che dico, tu le vuoi da me, cosa, come, non capisco, però vabbè. Meta Knight, si chiamano emote perché sono tristi, che sia Twitch Global, no, se fosse Twitch Global sarei, credo, nuda in strada in questo momento, però non lo è. Mesiversario più late on di la giornata, this is a crossover episode, Erika, grazie di tutto Roby, grazie a te Metal Knight, tra pochissimo iniziamo, non vi preoccupate, volevo soltanto condividere con voi un paio di cose e sapevo ci sarebbe stato un bel po' di resub, quindi ho provato a leggerle tutte. È una roba, perché tipo ha fatto una faccia pensierosa e ha detto how did you know? Chi l'ha fatto? Chi ha fatto la faccia pensierosa? Ma soprattutto cosa ha detto King Richard? Io non lo sapevo niente. You can do it? What? Hi English people, hi! You're welcome here. I'm sorry for my English. I'm so tired today. I'm so tired. I'm just trying to read the emails. Ha detto che sa che non è ancora iniziato le sue, ma sono una manga di lavoro. Poi ha detto best emails on Twitch, baby. Oh, che figo! Grazie, Alchimista, per avermi riportato il feedback. Sono strafelice. Già parlo delle mie emoticon. Cosa, ragazzi? Cosa? Cosa sta succedendo? Aiuto. Ma sta male, si è ferma come? Ma poi ti ammali? Sì. Beh, sì. Magari fosse Jack Black, ma credo che lui le faccia su YouTube. Sono comunque in ansia con Layton. Non vedo l'ora di iniziare a Layton. Magari facciamo un po' più tardi per l'emoticon. Ok, me l'hai riscritto. Ok, quindi le devo rimettere.
Però questa è un'altra scena, quindi dovrebbero esserci già. Però hai ragione, Celtic. Grazie mille. Yeah, we speak well, thank you. Since I'm trying to prepare a streaming for English, I will say that I will just trying to tell you guys my weekend in English, so I just can improve and remember how how can I speak English. Questa è una partenza perfetta. So I didn't move. I didn't go out these 2 days. Like, it was a busy, really, really busy weekend for emotes and for personal stuff and for health stuff. Like, I was so tired. Not because of the amount of work. I think I'm doing, like, well. I'm not pushing that hard, as you can see. Like, I know it seems like I'm pushing so hard on emotes, but it's just because I've slept so much in the morning, so I'm just trying to recover all the work in the night. So you see some of my works like 1 a.m. or 2 a.m. during the on Instagram, on Twitter, but it was only because I was like, okay, I slept so much that I have to recover all the works. I've done so much emotes and I barely see the time passing. Like, oh my god, it's Monday. What? And this morning I just scheduled my... No, questo è difficile. Appointment for face care. Penso che sia giusto. I think it's right. And because I'm not feeling very well with my face care. Like, cold and hot and cold outside, inside a home, it's just destroying my skin on my face. So I needed to do something. And next next Wednesday, of January, there will be no stream because I have to take care of my face, and the appointment is in the evening, so I will not be able to do the streaming. So I hope you guys can understand. But this week will be full. Like, I was super tired today, but the streaming will be at Leighton. I'm super duper happy now. I'm feeling great, and I just cannot wait to start. But it will be in Italian, so those will be my last English words. L'ho detto tutto. Sempre più british con questa ragazza. Dai, ce l'ho fatta. Questo te fa schifo. Allora mi si fa più bella, insomma. No, è che evito che mi si spacchi la faccia in mille pezzi. We've seen a pyjama. È un pigiama, sì. Non sono nuda sotto. Russian English join the battle. I didn't speak in Russian. You are always beautiful. Thank you so much. Thank you. Non parlandolo da un po' è sempre più bello ripassare la cicchi. Beh, l'ho fatto tutto di fila, non me l'ero preparata, giuro, mi sono appena svegliata. Stiamo mettendo a vedere la parola, Jin. Non sono pronta, Otamega, non sono pronta. Xatirus. This is the tea al custo food, sì. Ci sono state due resub mentre parlavo in inglese. Saleo, 3D che fai 2 mesi, adesso iniziamo, non vi preoccupate. Grazie mille per l'info dell'altra volta, se posso aggiungere, non si preoccupi, è un piacere. Ed è PC Whisperer, 4 mesi, si riprende presto, con una dose di ibuprofene per il mal di testa. Lo so perché mia mamma lo dice spesso, grazie per questi primi 4 mesi, ce ne saranno molti altri. Grazie, grazie mille. Grazie mille a tutte le resub, ragazzi, spero che anche l'episodio di oggi vi piace tantissimo. Iniziamo fra veramente pochissimo. Rido perché l'antico processorata. Quanto è perfetto! Volete fare una gif? Allora, spoiler, c'è il pigiama sotto, non è che sono scoperta, però fate la gif. Aspetta. Cretina. Lo so. Che bello che Gigio e Bronco si sono messi d'accordo. È scritto aha. Non lo so, tipo aha. Aha, aha. Si è visto il pigiama stavolta, di faccia. No, si è visto. Vabbè, non importa, ce l'avete, ce l'avete. Sei una bestia.
Aha, come i cantanti. A-H-H-A. Aha. Oh no, se can't si pocce. E niente, ecco la Jean Cougar. Ce l'ho tra le tette, non è che sono io. Mi sento ridere, ma è un coglione. Vabbè, uno non può ridere al computer, scusa. C'è bisogno di insultare. No, i genitori. Buon esame, Alex. Bocca al lupo. What a time to be alive. Il pigiama è proprio la marca. Comunque ragazzi, oggi iniziamo con Layton. Avrei comunque fatto emoticon in questo pomeriggio, quindi sarebbe stata una live di io che cosa faccio, tipo oh mio Dio, non ce la faccio più. Luke, stai buono? Che ha fatto? Si vede che non si è ancora ripresa la mattina. No, non necessariamente io mi sono ripresa. Comunque, dove siamo rimasti ragazzi con Layton? Dove siamo rimasti? Stiamo vagando per la città. È una cosa che ci sta prendendo un sacco di tempo, ma che ci sta anche permettendo di conoscere un po' meglio i nostri protagonisti. Cosa sappiamo finora? Cosa? Faccio un piccolissimo riassunto per chi non ha visto le puntate precedenti del professor Layton. Dunque, non si è visto niente ragazzi, io credo che non ci sia niente di più antisessuale di questa cosa che sto indossando. È veramente non forme, poi i capelli non li ho neanche, l'ho appena lavati, sono veramente in pigiama. Però solo per voi. E niente, Luke, scusatemi, Layton e Emmy, che è la sua assistente di questo gioco, perché a quanto pare Luke non è l'assistente, non lo è ancora, e, si sono ritrovati in questa città che Mistallery e devono risolvere un problema, anzi, tre problemi a quanto pare, perché non ce n'è solo uno stavolta con tutti i professori Layton, ma due punti, un mostro distrugge parti della città, non si capisce il motivo, non si capisce l'ordine, si sa soltanto che un oracolo ogni tanto riesce a dire va lì, e il mostro effettivamente si presenta lì e tutti riescono a evacuare in tempo e nessuno si fa male. Problema numero 2, c'è un vandalo che sta distruggendo la città. Problema numero 3, c'è una strega. E queste cose sono da approfondire, che non so ancora spiegarlo, in effetti neanche io mi ricordo bene perché i problemi fossero tre e non uno solo. Che fighe le nanolife, sono proprio fiche. Dove Flora? Non c'è Flora, non c'è e non ci sarà. Fa molta anni 90 quel maglione. E poi tipo una roba con la zip, non so neanche cos'è, però... Aha, si stette. Non so ci chiedere tra le cichibe e le nanolife. Spoiler, è stato il maggiordomo. Beh, l'oracolo serve a quello. Dov'è cosa dimmi quando mi laureo? No, ti sa dire però se ci sarà un mostro alla tua laurea. Poi del campagnolo. Non dimentichiamoci che Brock ha le droghe buone. Brock credo che sia veramente il clown triste di questa puntata. Infatti è un po' triste. E il problema numero 4 è Valuigi. Ragazzi, Valuigi neanche stavolta. No, Valuigi l'abbiamo lasciato nella precedente trilogia. Comunque, ce l'ho le onde del mare, solo che così dritte non le potete ancora vedere. Spoiler, probabilmente il mese prossimo mi compro altre nanolife. Voglio tutto il muro, non ce la faccio ragazzi. Ultima restava prima di iniziare, Simiolalla, anche con 39 di febbre. No caro, mi spiace, però 22 mesi. Si risubba. Ah, cosa non si fa per non perdere la streak. Grazie mille, mi spiace un sacco per la febbre. O noi è caduta nella dipendenza? No, chi io? No! Perché pensi che sia caduta nella dipendenza da Nanolif? Le voglio qua, le voglio qui e qua. Voglio solo tutte nel mio corpo. Vogliamo un bill con le foglie nano. Bello quel muro sulle... C'è un po' di muro sulle tue Nanolif, perdonami. Sì, mi piacerebbe tantissimo un vestito di Nanolif, in realtà. Comunque, ditemi soltanto una cosa. Perché adesso iniziamo. Vi dà fastidio che le luci siano così? O preferite una luce unica? Nel senso, non ci metto niente, posso comandare tutte da telefono. Però volevo capire se, dato che sto guardando più la chat che il setup, se queste luci che cambiano danno fastidio. Le ho messe un po' lente, però chiedo a voi, ora che abbiamo passato vari minuti, quindi in 28 minuti potete sapere se vi danno fastidio o meno. Su tutto il corpo? No, dai, cani, sì. Allora, nessun fastidio, vanno benissimo. Oh sì, grazie alchimista, grazie. Quella è per il mio orgoglio personale, la clip. Grazie mille comunque di aver chiesto, veramente. O se ne stava parlando, l'hai chiesto tu, mi fa davvero piacere che tu fossi lì. Non sto scherzando, è prezioso quello che hai tirato fuori. Grazie. Il bianco è brutto. È vero, c'è un po' di bianco. Il viola alla camera lo prende davvero bene. È vero. Tu sei viola. Tu sei bene. Salve, è la mia prima live della Cichibotta. Parti col professor Layton. Grande, allora benvenuto.
un fetish leggero per le nanoli. Bello. Quello a destra dello schermo, quando vanno luce bianca, danno fastidio. Ok, allora abbasso leggermente la luminosità di quelle e poi ci siamo. A destra dello schermo sono queste. Boh, sì, penso siano queste. Sono della stessa... più o meno, sì. Magari le abbasso un pochettino. Live in controluce, eh? Cosa mi dite adesso? Guardate che colori, mamma mia! La cosa brutta, ragazzi, è che purtroppo io divento scurissima, ma... guardate che colori dietro di me, è fighissimo così. Però non vedreste la mia faccia, quindi devo tirar giù tantissimo. Ma guarda che bello, guarda che bello. Sto bruciando male, ma guardate Dracarys. Dracarys, no, aspetta, Dracarys. Guarda che figo, pure Disco Color. E con le Disco Color leggo Orizio, che dice yeah, yeah. 5 mesi, Orizio è che... no, Esimila l'ho già letto. Yeah, Orizio! Yeah! Yeah! Però anche Fulmini, sono veramente fighe queste cose. Il Cavaliere della Notte, Knight Rider, eccolo qua, che sono quelle rosse che fanno... wow! Che fastidio! Che... perché partono... doveva essere... oh mio Dio, doveva passare da una mano, li fa l'altra. E poi lì... ah, ok, lo fa. Bellissimo. Questa roba mi piace tantissimo. Passa da lì a qua. L'ho settata io questa cosa. Deve fare tutto il giro. Puccio Renza. Il primo giro era di prova. Sì, infatti. Poi c'ho Fulmini. Questo è fantastico. Questo di notte è veramente incredibile. Le sto scaricando tutte, le sto guardando pian piano. Poi c'ho Matrix, che è un po' tipo più, tutto verde. Poi vabbè, c'ho quelli con i ritmi, però non li trigger ancora perché mi danno un po' di problemi, visto che non sono entrambi. L'ultimo che mi piace tantissimo è tipo Tron Legacy, eccolo qua, che è il tipo il... che va verso il fondo. È fighissimo questo, che va a ripetizione. Luci della polizia ce le hai? No! Oh, le luci di Natale, se vuoi, se le vuoi vedere. Guarda che belle. Buon Natale, ragazzi. No, aspetta. Ah sì, sono queste. Non si vedono benissimo, però, eh. Sembrano arancioni. Ne ho un po', però... posso percepire il futuro. Non voglio vedere queste cose belle che non posso permettere. Mi spiace, no! Che fastidio, dovevo fare... ah, lo fa. Ah, ok, lo fa. Poi c'è anche Layton. È vero, dobbiamo iniziare. Cambio scena. Cambio scena e rimetto le cose giuste. Color Blast. Ok. Scusatemi, avete ragione. Super ragione, Tron Legacy. Dunque, il riassunto ve l'ho fatto. Non c'era molto altro da dire, quindi direi di possiamo iniziare. 3, 2, 1. Eccoci. Continua. La partita era la Jobby. 4 ore. Yeah, sono io. Qua ci sono tutte le scritte varie. Yeah. Yeah. Non è un genio marrone nanolif per le Layton? Ma chi se ne frega, dietro voglio le luci? Oh no, come? Tutto completo qui. Credo di avere dei giallo coso per Layton. Dovrei, aspetta un attimo. Intanto scusatemi, ma che fastidio che non mi pia le luci. Una cosa che devo assolutamente risolvere. Se non è simmetrico mi dà fastidio. Credo che così si sfiori la simmetria, più o meno. Cosa c'è qua dietro che dà fastidio? Boh, vabbè. Un attimo, dovrei avere delle marroni. Giochiamo, adesso giochiamo, sì. Allora, niente, dai, lascio questo. Dove eravamo rimasti, ragazzi? Non lo so, dove eravamo rimasti? Una volta esaminati i danni causati dallo spettro, Layton, Emmy e Luke si fermano in un hotel di North Ely. Ok? Usando l'hotel come base operativa, decidono di perlustrare la zona in cerca di altri indizi. Stiamo perlustrando. Perlustro. Dunque, ah, ci eravamo fermati qua, giusto? Con quell'acquario enorme. Let's play the game! We are ready, we are so ready. Buonasera, tutto bene, grazie. Lei come sta? Cosa non riuscivamo a fare? C'era un enigma che riuscivamo a fare? Abbiamo fatto tutto.
No, era che dovevamo dividere le cose. Ok, siamo arrivati qua. Semplicemente, stiamo seguendo un gatto che a quanto pare è sempre qua in giro per le ricerche. E questo ci ha dato la scusa per avere il nostro secondo minigioco. Quel tizio è vestito di verde. Luke, a detta di Marion, il gatto vive in una casa in fondo a questa strada. Dobbiamo ancora seguire questo gatto, è vero? Prima il sorcio, poi il gatto. Prima ci diano la gatto moneta. D'accordo, andiamo, il mio ci sta aspettando. Sembra aver sviluppato un certo rapporto con quel gatto. Farà così con tutti gli animali. Leto non lo sa, noi lo sappiamo. Vediamo chi di voi se lo ricorda. Che rapporto ha Luke con gli animali, che cosa riesce a fare. Però giustamente non lo sa ancora Leighton. I sorci, Robby. Come, in che senso? Era Moro era scusate, il pesce era e manda il tuo pesce, dice Moro. Eccolo, sì. Perché è spritta. E ci manca ancora un minigioco. È una casa davvero carina. Oh, tocco. Ah, cacchio. Allora, quando tocco e sono degli enigmi, di solito sono davvero eccessivamente difficili. Troppo difficili. Luke da piccolo non ha il collo, però è Luco Stanzo. Luke è il tutore legato agli animali. Luke sembra più bimbo del solito. È vero, è anche vestito in modo diverso. No, non abbiamo scoperto cosa è arrivato a Pomoneta. Oh mio Dio. La gif è bellissima. La mettete su Twitter? È bellissima. Cristo santo, però. Ancora cubi, davvero. Il cubo è composto solo da alcune delle parti che vedi qui sotto. Alcune parti superiori sono finite fra le altre. Sapresti indicare quali siano le parti necessarie? Ma io come faccio? Come posso farla questa cosa? Non è possibile. E allora quadri! E quadri! E poi cubi e quadri! E la B perché sembra un 8? Questa è la nostra risposta base. Chiedo un aiuto, ma ho sulla fiducia. Puoi ricomporre il cubetto utilizzando 3 delle parti mostrate. Non dimenticate di fare attenzione anche ai simboli. Ok. Quindi... 3. Mi piace, è un aiuto utile. Ricorda che la faccia opposta a quella gialla con la X deve essere un'altra faccia gialla con la X. Lo stesso discorso vale per una faccia con il quadrato e per quella con il cerchio. È facile dimenticare questa visione insieme, quindi fai con calma e cerca di non distrarti mica. Scusate. Quindi, in che modo io posso... Allora, mi sembra... che B ed E possano andare d'accordo. Però sono sicura che c'è un metodo ben preciso. Credo che io debba contare le facce. Magari se conto le facce, tipo. Uno era utile e l'altro no, so, infatti. Stacca tutto, roba in altra riga col cubo. Mica, ma raga, seriamente. Ma col post-it non so come fare, perché devo... dovrei costruirmi... un dado per ogni faccia di questa cosa e fare il puzzle. Potrei farlo, però potreste anche andarvene via tutti a un certo punto, quindi non è il caso. Allora, in linea del tutto teorica, prendendo E e mettendolo su B, noi arriviamo a 3 facce. No, non lo so veramente come fare. Provo a fare... boh, provo a fare una roba del genere. Tipo così, uno. Poi così l'altro. Ok, e quindi no, mancherebbero... Oddio. Forse questo, no. Mancherebbero uno rosso, uno giallo... no. Come hai fatto? Who wanted? Che metodo hai usato? È diventato Minecraft. Finchia, veramente. Cancella tutto. Io provo a contare le facce. Allora, in tutto... ci sono... non so...
Moro, non lo so, chiedo un altro aiuto. La parte A è fra quelle necessarie, gli effetti di quelle parti possono adattarsi a essa. Oh, voilà, va bene, va bene. Allora, A è necessaria, perfetto. Quindi, con A necessaria, anche B si rende necessario, visto che andiamo a mettere il pezzo giallo con sopra, e quindi abbiamo fatto una faccia. No, ragazzi, non ce l'ho la visione 3D, ma come cazzo è possibile sta roba? Ma io come faccio? A e B, forse. Devono essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, 4 e 8. Quindi ogni volta devo arrivare a 8 facce. Se ne abbiamo 8 facce per ogni simbolo, sì. Ok, quindi ne abbiamo una rossa. Ne abbiamo 3 rosse, se facciamo A. 3 gialle. E 3 blu. Credo. A di C, secondo me. Anche la C è un solo pezzo giallo, però controlla. Hai ragione. La profondità evidentemente è in DLC. Enrico è complesso, se tutto ciò mi ricordo Enrico. Non so, sono daltonico. Vedi, se uno è daltonico, come cazzo li gioca questi giochi? Mi spiace. Quindi mancano 5-5. Marti, volevo dire, Robby, non pensi quadridimensionale? Io non so contare. Vedi? E se uno non sa contare, come cazzo fa a giocare? Allora, io dico D, secondo me. E abbiamo 2 resub al volo. Geoffrey, 15 mesi. Grazie mille, Geoffrey. E anche Awa. Sono in ritardo, ma la si ama, Roby, 2 mesi. Grazie, Geoffrey, e grazie, Awa. Bentornati. Allora, secondo me 1 è D. E quindi fa 4. Altre 2. Altre 2. E anche qui altre 2. 1, 3, 4, 5. 6, 7. 4, 5. 6, 7. No. E B. 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5. Sì! Allora, 1, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 6, 7 e 8. Sto contando le facce, ragazze. 3, 4, 5. Ragazze, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Dovrebbero essere questi. Contando le facce giuste. 8 facce. Abbi. Oddio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Certi enigmi. Ti prego, sorridimi. Porca troia. Meglio pensare. Emulatore, Desmume, si chiama D-E-S-M-U-M-E. Ragazzi, ma che dici, pazza? Dai che ci sei quasi. Forza ragazze, su, andiamo. Devi pensare tridimensionale. Non lo so come si pensa tridimensionale. Marika studia il tridimensionale. Non si abbatta. Mi abbatto, mi abbatto. Abbat. Abbat. Robby, mi piace Penny che deve scrivere. Oh, Robby, cosa c'è? Dimmi. Non lo so, non lo so come ti incastrano. Aiutami in modo speciale. Oltre a parte A, se necessaria la parte E. Ok, ok, dai. Bacca una. Ciao, my name is Rino. Benny, oh. Sì, infatti, Yusam. Ehi. Robby è brondo a tavola. Faccio come Morelli. Cioè? Oh, non lo so, ragazzi, non lo so. Ma come può essere quella? Come?
Ma io non capisco come cazzo fate a unire... Non me la sto prendendo con voi, Però non capisco come cazzo fate nella vostra mente a immaginarvi due cubi così, a ricordarvi le facce, a metterli insieme. A me mi fuma il cervello, ma come cazzo... Ma mi spiegate come si fa? Porca puttana! È B o C? Credo, non lo so. 4, 5, B. È la C. È la B. È la C. È la 8. Un enigma complesso, senza dubbio. A caso. Ma vaffanculo. Allora, voi mi dite, davvero la vostra testa riesce a fare una roba del genere? Perché io no. Io non ci riesco. Non è possibile. A caso. A caso non vale. Come no? Che mente geniale. A caso, ragazza. Andiamo a Berlino, non a casa. Andiamo a Berlino. Sele, tu vieni a Berlino. TwitchCon Europe, Berlino, 12-13 aprile. Dovevi rifarli tu a mano. Ma dove li facevo? Non ho neanche... Voglio un programma 3D per ste robe, perché veramente... Basta toccare i laghetti. Abbiamo capito che non si toccano né i cespugli né i laghetti. Là c'è un succo, quindi c'è giusto per forza. È geniale questa cosa, non ci ho pensato. Era più difficile a caso, vale come... Yeah, Nuke! Good evening, Andrew Ling. Hi! How are you? È il tuo compleanno, Kuzan? Robby, potevi comporre le nanolif? c'è una casa abbandonata. Mettiamoci delle nanolif dentro. Il tuo ego mi ringrazierà tantissimo. Grazie! C'ho due eghi. Destra, sì. Ma come? Stai cercando degli enigmi perduti? Questa è la casa della bellissima e vincente non enigmina. Che ricordiamo, se n'era andata! Se n'era andata via! No, Sele! Non avrei con che organizzare, ma come? Tu sei nel nostro gruppo. Io penso che tantissimi ci stiano andando. C'ho due eghi che... Ego due. Un caso acuto di pugliite, te lo dico io. Perché? Ciao cacca, come stai? Oh, cacca, è proprio bello. Ci stavo pensando prima. E non è enigmina, comunque. Nel terzo non c'era. C'era la tipa che parlava tutta così. Infatti, Capritus mi ci ha fatto anche i video. Come si chiamano adesso? Angela Merkel. Cosa intende con veggente? Sapevo che l'avresti chiesto, dopo tutto sono una veggente. Io sono specializzata in enigmi. Enigmi che puoi risolvere più avanti, enigmi che non hai mai trovato. Io cerco quei poveri enigmi. Voglio fare la voce da sarda, però Will mi deve dare una mano. Io cerco quei poveri enigmi. No, questo è russo. Cerco quei poveri enigmi smarriti. Li invito a stare da me e me ne prendo cura. Un attimo, quindi lei tiene con sé tutti gli enigmi che troviamo. Wow! Impressionante! Sapevo che ti saresti resa conto del mio... valore. Basta, gli faccio tutti gli accenti versi. Questo è perché ho dormito oggi. Pensate se non avessi dormito. Aio, chica briat! Gennargentu! la tipa assassina, tra l'altro, che ha ammazzato un'ape. Allora, per trovare gli enigmi che abbiamo tralasciato, tutto ciò che dobbiamo fare è venire forse da lei? Esattamente, o meglio lo sarebbe se non stessi andando in vacanza. Vado al mare, no, quello è Aldous Berlusconi. Vado al mare per preservare la naturale luminosità della mia pelle e il mio spirito vivace. Che marchetta, che cosa questa frase. Oh, arriviamo al sodo. Non ti crociare, cicciona, la nonna ha pensato a tutto, se ne occuperà Oscar, il mio amicino. Miau. Ah, quindi questo gatto è suo? Certo, ogni volta che hai bisogno di enigma tocca il piccolo Oscar. Gli piace giro su...
Sardu. Marrocuna. Sedas. Quando posso. Franco. Io sono Nico. Ma no, ma che imbarazzo, Sele. Ma non ti preoccupare. Non è la cicciona? Tocchiamo il piccolo Oscar. Però Amy ci è rimasta malissimo che l'ho dato la cicciona. E poi metti sempre alla fine i verbi. Oh, della cicciona mi ha dato. Gironzolone gli piace. Quindi ti imbatterai in un... Lui piuttosto sospeso ti imbatterai mentre sei in città. Culurgiones. Grazie, Will, che mi dai adito alle mie cazzate. Ma la vacanza chiama papparappà. Ah, ok, era un... Dove... Se n'è andata come se niente fosse. Non vedevi parlare al professore. È proprio una reazione normale. Sono brava. Amy, eccoti qui. Non dovresti andare in giro da sola. Tranquillo, Luke. Ho scoperto che Oscar, questo gatto, ci aiuterà a trovare gli enigmi smarriti. Ti è sparita una vecchia sarda russa. Una vecchia russarda davanti agli occhi. Mr. Layton, I don't feel so good. Patacca rosa di uova, oh. Ma vedi che appena lo rivedo ti stacco le falangi e gioco a Shanghai. Sono certo che avremo numerose opportunità di sfruttare le tue abilità in futuro. Sempre costruito così, Amy. Aspetta, rifallo. Non lo fa più. Di qua. Oscar, sono Nico. Miau. Al momento sono io. Niente. Nonna non era conosciuta da Little Luke perché l'ha vista sono Amy. Oh, davvero è vero! Buona questa cadrega! È vero! È il dito della saccente. Sì, Amy un po' mi sta sulle balle per ora. È vero! Infatti non l'hanno mai vista. È verissimo. E là! Ho trovato oggetto bottiglia abbandonata per la tua collezione. Spacco sta porta. Allora, cerchiamo un po' questa nonnina in questa casa abbandonata. Niente. Oh, voilà, quante monete aiuto. Vado via. Ciao. Gattino, miau. Ma il cubo di Super Mario, è vero? Ci siamo allontanati molto dall'hotel. Forse è meglio tornare indietro. Sì, e mi sta venendo fame. Ma scusa, mica hanno mangiato l'agnellone lì nella... alla locanda? Mi ricordo male io. Ora che mi ci fai pensare, neanche io di sdegnare uno spuntino. È stata una passeggiata a salutare. Che si mette in un ristorante? Dai, andiamo da Paddy di Pick Lane. Ah, è quello che era chiuso? Ok, sì, possiamo arrivarci velocemente. Andiamo. Clic, 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 clic. Basta, finite le monete aiuto, basta. Ok, andiamo via. Bye bye. Miau, pica. Miau, pica. Miau, pica. Cosa succede? Aha! Ci sono un sacco di cose che posso toccare ogni volta. E chi si rivede? Che accento gli facevo? Scalmo? Pensavo fosse il Grand Bridge. A Grand Bridge io sono vicino a ogni ponte dove ci sono barche. Cioè scalmo. Sono l'uomo dei canali. L'uomo dei canali, ma che faccio? Sei l'uomo delle canne. Soddisfo le esigenze acquatiche dei miei clienti da un decennio. Dove c'è odore di barche, c'è scalmo. Lo so. Lo terrò sicuramente a mente. Tutte le mie barche sono delle cannonate. Le cannonate, i canali. Guarda che tu spacci veramente, te lo dico io, eh. Non me la conti giusta, amico mio. Poi canti? Quindi ci porti via o... Ok. Volete uno strappo? Soshmello, sono l'uomo dei canali. Delle cannali. Che carino. Tipo Undertale che ci porta per i canali a destra e a manca. Ho raggiunto il molo sud. Aio. Questo ha giocato troppo a Sea of Thieves. Quel frigorifero è irresistibile, ve lo giuro. Robby, mi danno del pazzo, un pochino. Io però davvero sete. Mi servirebbe un Be Right Back in questo momento. Se solo avessi avuto il tempo di farmi il mio own Be Right Back. Ricky!
Mamma! Mi puoi portare dell'acqua per piacere? Mi porti una bottiglia d'acqua se non è un disturbo? Sì? No? Non mi ha realmente risposto. Aspetterò una trentina di minuti prima di essere sicura che mi abbia sentito. Ah, mi ha sentito, aspetta. Arrivo. Certo, bambina. Arrivo. Ma come? Arrivo. Eccomi qua. Benvenuti a Paddy! Menù del giorno. Ah, vorrei farlo napoletano, ma io non lo so il napoletano. Non ho visto Camorra. Ma un caffè non lo fare. Acqua. Come? Già che sei in piedi, ho conosciuto il metodo del gaufre, ma non mi fido a berla. Che dite, me la sbaffo? Camorra sbagliata. Lasciatemi stare. Adesso metto il telefono e non vi parlo più, ecco. Ecco, dai, lasciatemi stare, che stronzi. Mi ha fatto male la pizza del culo. Strizzi, di regalare una sub soltanto per sta roba che le hai detto? Grazie, Mero, l'ho visto da su Twitter. Camorra, la serie 21, mi sono ha fatto male qui. Voglio un menù del giorno includo succulento arrosto d'agnello cotto in olio d'oliva aromatizzato. Non so fare il napoletano, ragazzi, però sarebbe bello. Come contorno vi servo cavoli e patate. No, non ce la faccio. Camorra, la serie che fa concorrenza ad Adrian. Gamorra, guardiani della Napogalassia. Fallo come cannavacciuolo. E come contorno vi servo cavoli e patate. Vi piacerà tanto che farete il bish. E anche il trish. Con quale accento? Sele, tu di dove sei? Che accento sai fare? Perché io manco il mio so fare. Ma no, vuole mai esistere, lo volevo regalare io. Grazie, Bonemesis. Strict Edge, please. Benvenuto, solo per la tua battuta simpatica. Il bish e il trish? Cosa c'era in quell'accento? Oh, e dacci da mangiare! Mi ha la bocca aperta. E tu stai sbavando sulla maglietta, Luke, ci sei? Sì, verdura. Voglio dire, sì signora. Grazie, sono bollito. Questo dopo che siamo saliti sulla barca di quel tizio, comunque. Siamo tutti fatti. Professore, sarà meglio andare a mangiare Luke. Gamora, assorbo gli accenti altrui tipo pappagallo. Io so che a Torino dicono cicles, questo è il massimo della mia cultura. Fumo di canne passivo, la barca della fattanza. Hi Duke McHugh. Hi. How are you? Solo una volta passatemi lo spam. Ma sì, è stata proprio una cena allucinogena, ma ora dobbiamo tornare all'hotel. Non vedo l'ora di dare un'occhiata a quello spettro. Minchia, se mi vedono gli spettri, te lo dico io. Lo fai sembrare una specie di gioco. Emmy non intendeva prendere sotto gamba la situazione. Ora muoviamoci. Ve lo giuro, se non vedo lo spettro entro 5 minuti. Che buio! Che nebbia! Uè, Milan! E guys, su, che pensi me? Che solo so fare un pochino. Uè, Luke, vai ciapperato. Torniamo all'hotel prima che l'abbia troppo fitta. Va che da Napoli a Milano è un attimo, ragazzi. Tu sei in mezzo ai coglioni, perdonami. I'm doing good, how are you? I am super tired, but I'm feeling good, thank you. I'm so glad that today it's Monday, so we can play Professor Layton as every week. Non ci niente da vedere qui, circolare. Questo è Bobby, this is Bobby. Bobby's a super Italian name, like Roberto, but in the small is Bobby.
poi c'è proprio l'Italian face, sto tizio. Circola, non c'è niente da vedere, non ancora almeno, ma lo spettro arriverà presto. La polizia ha chiuso la via che conduce all'hotel. Sembra stiano evocando i residenti. Restiamo calmi e troveremo un'altra strada. Ok, ragazzi, dobbiamo trovare un'altra strada per farci ammazzare dallo spettro. Calmi, ce la possiamo fare. Signora, lei è ancora in piedi qua, non è possibile. Sono occupatissima a guidare una macchina invisibile. Cosa aspettate a lasciarmi in pace? Volete rendermi la vita difficile? No, non l'ho provata, QWERTY. Non è proprio nel gioco, Jump Force. Poi conosco solo alcuni dei personaggi, quindi in realtà non gli renderei proprio giustizia. C'è veramente una nebbia dell'ostia, comunque. Fagli l'inganno della cadrega. Lei è un enigma per me, lo so perché l'ho cliccata per sbaglio. Signor Brown, lo spettro sarà qui a momenti. È troppo pericoloso, deve fuggire. Assolutamente no. Io non mi muovo neanche di un millimetro. Stavo raccogliendo gli averi di famiglia e quell'impertinente di mio figlio che ha fatto. Mi ha dato del codardo? Cosa diamine intendeva? Finché non torna a implorare il mio perdono, io non me ne vado. Oh no. Non c'è tempo per liti familiari. Devo trovare riparo, signore. Non può impedire allo spettro di suggerire il suo negozio. E nessuno vuole che resti ferito. Pretendi forse di darmi degli ordini? Acciughina? Acciughina? Questa là è un terone, eh? Facciamo io l'inganno della cadrega. È tutto schillaci. Acciughina? Acciughina? È bellissimo, Acciughina. La nebbia impedisce la lettura di questo cartello. La gente del luogo non ha memorizzato l'intera sequenza dei numeri, ma ricorda che i numeri da 1 a 9 appaiono una volta sola. Il 5 è tra i numeri, è tra i due numeri più grandi. Allora, appunti. Il 5 è fra i due numeri più grandi. Più grandi di lui. Ok. Il 3 è fra i due numeri più piccoli di lui. Boh, proviamo a prendere appunti così, che ne so. Numeri. Acciughina. Salutina. Maxetto, per l'amor del cielo, no! Io per sapere leggere e scrivere li metterei a caso. Giustamente, the captain. Il 7 è tra i due numeri più grandi. Tra i due numeri più grandi. Quindi il 7 è per forza fra l'8 e il 9. Facciamo così. Per forza. 7. Fra l'8 e il 9. Questo è sicuro. Il primo numero è 9 e l'ultimo è l'1. Ok. Ok, ok, ok. Si può fare, si può fare. Quindi, per forza, 9, 7, 8, per forza. Questa è la prima sequenza. Duke McHugh, I honestly don't think we ever get bored of not understanding it. It's just beautiful language. If you only can understand what I'm saying, this game is so hard, it's so difficult. You have no idea. One or two of these puzzles are like hell. There's no way, no way. I don't have enough brain for that game, but it's so good. The story is so well made. I just love level 5 and all of these things, but some of these game, some of these puzzles, you have no idea. Ask to the chat, they see me playing this game. This is the fourth game, of 7. And look at me, I'm desperate. E allora fiori! Ecco, trai tu spiegate tu sto tizio, tu Duke, che cazzo è fiori cuore picche. Trai tu spiegate. Lo so che non si dice spiegate, ragazzi, a volte mi piace distorcere le lingue. Il 5 fra due numeri più piccoli, il 3 fra due numeri più piccoli. Quindi, se io dovessi fare una stima di quelle cose che bisogna fare, io ti direi che il 5 è così. Vediamo se è così. 1, 2, 1, 3, 2, 5, 4. Vediamo un po'.
Il primo non è il nome, l'ultimo è uno. Ultima condizione rispettata. Il 7 fra due numeri più grandi, condizione rispettata. Il 3 fra due numeri più piccoli, condizione rispettata. Il 5 fra due numeri più grandi. Arca vacca. Arca vacca, questo no. Possiamo fare così. Il 5 fra due numeri più grandi. Il 3 fra due numeri più piccoli. Il numero non è molto sola. Penso di avere la soluzione. Yay! Woo! Nessun enigma mi può intimidire. I'm learning. This is how I call improving yourself. I'm learning. And as you can see, I've made an emote with Leighton, which you can totally spam it when the answer is correct. I would love to have another emote, like with Professor Leighton, to say no when the answer is not correct. I mean, it's always correct. I'm a genius, basically. But sometimes I'm not very intelligent, so I think I need the... Maybe Luke and Leighton could be super funny. But let's see, in the future, not immediately. I don't need a negative emote. I have this positive emote, and I just love it. I'm so happy that the answer is correct. Stanotte quel buco lo riempiamo, Roby. Tonno, io non ho idea a cosa tu si stia riferendo, ma sei davvero uno sporcaccione. Lei è uno sporcaccione. Stream is a roller coaster. You will never know. Sì, chi è modest. Oh, muore. Basta, non c'ho più voglia di parlare con sto tizio. Muore, ci schiatta qua. Mi pare molto intelligente mettere un solo poliziotto, comunque, da un solo lato della strada. Così nessuno andrà dall'altra parte. Bravi! 10! Bella la polizia! Carabinieri, quanti ce ne vogliono per bloccare la città? Uno! E infatti non ci sono riusciti! I would like to see Legion zapping where the answer is right. I don't know, like, I'm not like the girl that... You know, do the dub. I've never dubbed in my entire life. Maybe one or two times, but I prefer, because Leighton is a gentleman. He don't dub. He just point on the sky and say, "Cool, cool." Proprio. Quello non era un dub. Abbiamo le prove. I would like to see. Oh no! That makes me feel so... It's so cringy for me, dubbing, because I'm feeling like I'm young, but I'm not young. I'm 25 years old. I cannot dub. Like, I've never played Fortnite, so I cannot dub. It's a rule. E zitti. Acciughine. Allora, poi vi chiamo acciughine la mattina. Mi sveglio e dico acciughine. Acciughini e acciughine. E dunque, acciughini e acciughine. la febbre mi fa parlare in un inglese che spero sia corretto, perché comunque abbiamo gente che non parla italiano. Però acciughini e acciughini. L'acciughino invisibile. Case, sì. Proteggerà anche me, non è vero, professore? Sei davvero una maiala. Comunque è incredibile che noi stiamo prendendo queste note, perché in effetti in questa parte di gioco è un po' noiosa, non sta veramente succedendo niente. Questo tizio affonderà con questo hotel. Ehi là, che ci fate voi ragazzi in piedi a quest'ora? Sa che ora che venite a dormire dovremo farlo tutti. E certo, moriamo stasera, però voglio dire... resteremo svegli finché non apparirà lo spettro. Dai, io a fare commissioni. Emoticon su emoticon. Sarà meglio che si faccia vedere dopo tutto il disturbo che ci siamo presi. È tutta la giornata effettivamente che siete in giro a cazzeggiare. Oh, finalmente, dai. Dell'azione, dell'avventura. Le acciughine. Cichipe. Allora, Luke, cosa ne pensi? Vedi qualcosa? No, niente. Cichipe. Faccio ancora molta fatica a credere a tutto questo. Sembra la trama di un racconto dell'orrore. Magari è tutta una montatura. Beh, lo scopriremo presto. Un ragazzino che prevede le apparizioni dello spettro.
E adesso? Voglio dire, cosa facciamo se non si fa vedere? Che cosa potrà mai essere? Si direbbe... sembra una musica. Il flauto, deve essere il flauto. Le accighine. A proposito. Presto, presto, alla finestra! È incredibile! Ma che sia... È lo spettro! La musica, oh mio Dio! Questo non l'avete visto. Detto. Ci siamo! Il mondo è arrivato alla fine! Andiamo! No, non fatelo! Non potete! È pericoloso! Luke! Ah? Di nuovo quella melodia! Amore, amore! Luke, ascolta. Dobbiamo mostrare sangue freddo in momenti simili. Capisci cosa intendo? Scopriremo la verità soltanto restando calmi e agendo razionalmente. Amore mio! Pensi di poterlo fare? No, ragazzi, Luke mi fa sciogliere, è veramente un patatino. L'inquadratura che da primo piano passa alle spalle fa para 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 para. Mamma, la canzone dello spettro è bellissima, oh mio Dio. Era Stirling in sottofondo, si passava di là, non mi avete fatto niente, non potete bloccarmi, che bello, bella sta scena. Non ho mai visto una nebbia tanto fitta, neanche a Londra. Significa che lo spettro deve essere ancora nei dintorni. Teniamo gli occhi aperti. Quindi, nebbia uguale spettro? La Madonnina ci cade, mi sa, è uno di questi. Ho promesso di proteggerti. Sì, immagino di sì. Non si può vincerla, però, cercando di fuggire. Ti devi considerare fortunato, poiché hai degli amici con te che ti aiutano a superare delle paure. Ragazzi, Layton è un maestro di vita. Voi avete degli amici che vi aiutano a superare? Sì, ci sono io. Deve essere così. Voi siete Luke e io sono il vostro professor Layton. Anch'io sono spaventato, ma non possiamo lasciare che ciò ci ostacoli. Ora vediamo che aspetto ha questo spettro. Che aspetto ha questo spettro? Stava percorrendo Greteri Street. Presto! Madonna, vi stringo forte. Belli che siete. Cosa ha scritto Bonemesis che ha detto sì? È un acciughino! Analizziamo un attimo. Ma scappa, cretino! È andata esattamente così. Ciao, Pana! È un dodicenne? Credo. Guarda la cacca dei pantaloni. Questo è un posto distrutto. Meno male che il tipo se n'è andato, comunque. Professore, abbiamo perso lo spettro. Strano. Come si fa a perdere uno spettro? La nebbia è ancora molto fitta, ma dovremmo riuscire a scorgere una cosa così grossa. Forse si è tuffato nel canale. Ehi, e quello cos'è? Che succede, Amy? Professore? C'è qualcosa che brilla laggiù? Non vedo niente con questa nebbia, ma ho una brutta sensazione. Mi piace la razionalità del professor Lito. Ancora questo suono? L'avete sentito? È la terza volta che lo sentiamo. Sembra essere vicino, ma non ne sono sicura. Non vedo nessuno. Riesco ancora a seguire il flauto. Dobbiamo seguirlo, forza! Mi pare che venga dal parco. Ok, andiamo al parco. Forza. Sbrighiamoci. Dove cazzo era il parco? Tu cosa ci fai qua? No, seriamente, dov'è il parco? Questo cosa sta pensando? È qualcuno che evoca l'ughia. Oh, che bella. Ah, lei, ho sentito una melodia proveniente dallo strumento a fiato, ma non sapevo che fosse un flauto. Grazie per la sua precisione.
Saprò indicarmi da che direzione veniva per caso. Era forte, quindi doveva essere vicino. Ma c'era anche una specie di eco, quindi è difficile giudicare. Sembrava essere ovunque, sì, mi ha piuttosto turbato, devo essere... Ecco di nuovo la musica, viene da laggiù. Ah no, un attimo, da lassù, credo. E proprio come ha detto Ugo, c'è uno strano eco che rende difficile individuare l'origine della melodia. Il flauto dello spettro ha un suono davvero strano. Forse stasera scopriremo da dove proviene la musica. Seguiamola. Quindi ve ne andate tranquillamente a spasso mentre lo spettro si gira per la città. Siete matti? Acciughini? E scopri da dove viene la musica. Ma il tizio mostra i seni. Se ti catti sono tutti tranquilli. Heyo! Look at your ninja hero! Hi ninja hero! Let me just start this alert. The ghost is here. I'm Ninja Hero! Thank you so much for giving us up to Luke Darko, Mito Fantasmino, Mazzy, Pushy97 e Apple Computer. Let me just remove the sound because it's so annoying with this beautiful music here. And Ninja Hero, I know that you write me on Twitter. I know. I have your message. I am so sorry. This weekend I was so busy, but you don't have to worry at all. I'm just saying because you can maybe ask to yourself why she doesn't even respond to me. I know, I see your message. It's just that I have to finish two or three commissions, but tomorrow or the day after I will review all my direct message on Twitter. So sorry, but thank you so much for giving some to my channel. Really, you are super kind. I don't know. Thank you so much. Thank you. That's okay. No worries. With the cool emotes from scrubbing. Thank you so much, guys. If you just received a sub from my ninja hero, please give him a big thank you. Oh no! Other five. Thank you so much! Oh my god, thank you! With these cool emotes! Like you just put sunglasses on yourself and just drop like... You know what? Those emotes are yours. Thank you so much! My English is so bad. Oh no. I'm sorry guys. Ringraziate tanto, lo dirò anche in italiano. Se avete ricevuto la sub, ringraziate tantissimo in giro. Grazie veramente. I wanna thank you 10 times. Thank you so much. Thank you. Very sub train. No problem, yours sounds good. Ah, you too with this dub emote. We are just saying that I cannot dub. Like, it's something that makes me feel so uncomfortable. I will put my hands to paletta and I will just. E così? Così? Lo sto facendo giusto? Ne ho disegnate tanti di emoticon che dubbano. I've drawn so many dubbing emotes, so I have no idea how to dub. This is making me feel so bad. I because I don't feel like young enough to do this. This is super cringy. Super cringy. Lo fece. Scrinnate. Bastardi maledetti, non scrinnate, non lo fate. Dai, quanto siete sorpresi che dubbo? Guardate che alla mia età si dubbava di più. La Bingy Mazzara, I found you. The Pot Pot one is my favorite. We're just playing some Professor Layton in Italian. Hope you don't mind. It will be in Italian because the game is in Italian. But as you can see, I can speak some English if you want. So, Spectre is in the city, but it disappeared in a mysterious way. So we have to discover where the sounds come. Il flauto dello spettro, deve essere il flauto dello spettro, sì, il flauto dello spettro, quante volte l'hanno detto? L'uomo focaccina che viene la farina. Ha a che fare con la leggenda dello spettro. Ogni volta che diremo spettro qualcuno dovrà bere dell'acqua. Secondo se quelli fa, gli abitanti usavano un flauto per invocare lo spettro che li proteggesse dai nemici. Quindi se lo spettro segue la volontà della persona che suona il flauto...
significa che qualcuno sta tentando di distruggere Miss Tallery. Luke, è questo ciò che intendevi quando hai detto che il mondo stava per finire? Sì, lo dice la leggenda. Se lo spettro verrà usato per scopi impuri, scatenerà la sua furia sull'umanità. L'ombrodito ha un bel naso, effettivamente, sì. Vai, vai di Zibibbo, amico mio. Distruggerà qualsiasi cosa incontri sul suo cammino, creando il proprio paradiso. Oh mio Dio, Far Cry 5. Grazie per averlo raccontato, per questo eri terrorizzato. Ma certo che era per questo. Lo spettro vuole devastare tutto. Allora, so che abbiamo cazzeggiato, vi riporto un attimo alla realtà, perché ci sono stati effettivamente degli eventi da tenere un po' in considerazione. Sono... è abbastanza grave la situazione, perché c'è uno spettro che si dice nella leggenda che abiti a Miss Tallery e serva per proteggere la città dai pericoli. Quindi qualcuno lo evoca, questo spettro, quando per esempio c'è una minaccia, c'è la città invasa da, che ne so, hanno conquistato la città durante una guerra, allora si chiama lo spettro. In questo momento però, da quello che ha capito Luke, sta venendo utilizzato per distruggere Miss Tallery, non per proteggerla, quindi ha scopi impuri. E secondo la leggenda, se, come dice Lupo al Lupo appunto, lo spettro viene chiamato in vano, distruggerà tutto per forza, senza venire evocato, costruendo il proprio paradiso. Questa dice la leggenda, in realtà ha anche senso, cioè se mi rompo i coglioni distruggo tutto e mannaggia le vostre famiglie. E c'ha ragione, lo spettro vuole devastare tutto. Beh, sì, cioè, è questo che fanno i mostri, no? C'è qualcosa di buffo in tutta questa storia. Ma quello sciupa... E alla fine lo spettro del sindaco e finisca in Scooby-Doo, come? Accetta. Sister Sanji! Ehi! Un saluto veloce prima di tornare a studiare. È un vero piacere supportarla. Grazie mille, è un piacere mio averla qui. Oh no, ci sono state delle risob. Dark Shadow. C'è ancora in line da... Mi dispiace, non l'ho letta. Ti mando un sacco di cuori però. Tuoi, mannaggia l'italiano. Dai Roberta, dai, mancano 40 minuti di live, forza. Buffo, non è esattamente la parola adatta. Hai visto anche tu lo spettro, Amy? So cosa ho visto, ma non significa che io creda che sia uno spettro di cui parla la leggenda. Tutto ciò che sappiamo ora è che c'è, oltre ogni ragionevole dubbio, uno spettro a Miss Tallery. Sta diventando un po' grave la situazione di bere tuoi. Sì, c'è decisamente un qualcosa di molto grosso e molto arrabbiato che mette a ferro, gigio e fuoco la città. È lo spettro. Perché non mi credete? Luke, ho creduto alla tua lettera quando sono venuto qui. Tu hai postr... Io sto facendo lo stesso con la bottiglia che vicino sto affogando. È importante tenersi idratati. E ti ho creduto quando hai detto che lo spettro sarebbe apparso. Allora adesso mi crede. Abbiamo visto tutti lo spettro. Ora dobbiamo scoprirle la reale origine. È un vero e proprio enigma e dobbiamo esaminare ogni dettaglio prima di trarre delle conclusioni. Che bella idea, Robby. Ma lo spettro l'abbiamo perso. Cosa dovremmo fare? Riflettiamo su ciò che sappiamo. Al momento abbiamo numerosi indizi davanti ai nostri occhi che riguardano la vera natura dello spettro. Lo devo fare senza ridere. Senza ridere. Ah, ce l'ho. Serissima, ragazzi. Questa è una cosa seria. È davvero acqua quella. Ah, sì? Certo, Luke. Glielo dica, professore. Beh, qualcuno di voi ha visto i piedi dello spettro? Io no. Sembra che predilica celarsi nell'acqua. Questo è interessante. Caps! Auguri, Caps. Ragazzi, scusate, stasera è veramente poco seria, però è che sono veramente contenta. Non lo so, mi è mancato fare streaming oggi pomeriggio, anche se solo per un giorno, e quindi mi diverto sempre quando sto con voi. Spero che il tono poco serio di oggi non vi dia fastidio, però fa straridere quante volte lo dicono. Miss Tallery sembra tipo Venezia, sì, ha i canali, comunque c'ha questa cosa un po' all'italiana.
e nessuno ha visto i piedi dello spettro. A parte che eravate in una stanza d'hotel, quindi insomma un po' difficile vedere i piedi dello spettro, ma sembra che prediliga celarsi nell'acqua. I canali? Precisamente, inoltre non ha lasciato alcuna impronta per terra nonostante la sua stazza. Questo è vero, c'ha ragione. E le strade che ha percorso in città sono ora inondate d'acqua. Questo particolare mi era sfuggito. E poi c'è la questione di quel suono. Pensa che si trattasse del flauto dello spettro. No, un altro suono. Quando lo spettro è apparso, ho udito distintamente un grugnito, un ringhio. Un grugnito? Che ha scritto Bronco? Tutto coscia, niente spettro. Oh mio Dio. Meglio poco serio che poco moro. Ringhio? Proprio così. Ma non ho ancora sono ancora pronta a formulare una teoria su ciò che abbiamo visto o sentito. Ci servono altre informazioni e l'indizio più importante delle nostre mani è quella melodia. Ho sentito parlare di un antico flauto che tempo fa è stato messo all'asta al mercato nero. Guarda un po' che coincidenza. E quindi pensi che sia il fatto dello spettro? Forse. Credo che dovremmo fidarci dell'istinto di Luke. È ora di far visita al mercato nero. Vi faccio solo notare, perché forse non l'avete notato, ma in questo sprite anche Luke fa così come Layton. È una cosa che trovo adorabile, perché sta imparando a fare il gentiluomo barra l'assistente e lui neanche lo sa. Però è super carino e non ce la faccio, è troppo carino Luke. Poi che dito piccolissimo, è proprio lì. Almeno non ci tiene nascosto fino alla fine. Elgirit, quanto hai ragione, Elgirit. L'Erika anche prima un po' e poi... Sì, sono sprite, sì. Ora però si sta facendo tardi, torniamo all'hotel e domattina potremo controllare la mente spettro. È veramente fresca. Però abbiamo un nuovo enigma. Il suono del flauto che controlla lo spettro può essere udito ovunque, nonostante non si veda nessuno suonarlo. Cosa può causare questo curioso fenomeno? Il suono del flauto è percettibile anche a metri di distanza dallo spettro, che strano. Sì, in effetti è vero, forse il fatto che l'intensità del suono sia la stessa ovunque andiamo a qualche rilevanza, ok. Spettro, non hai piedi, l'acqua è ovunque dopo che passa, c'è tanta nebbia, dicono che si muova nei canali, ora non ho idea di come possa fare, però è un'opzione visto che c'è dell'acqua per terra, e c'è un flauto che è come se fosse ovunque, però non c'è nessuno che lo suona, quindi c'è un modo particolare in cui viene diffuso che non c'è ancora dato sapere, però è effettivamente strano perché è questo flauto a chiamare lo spettro, e il fatto che non capiamo la direzione può praticamente voler dire che ovunque ci troviamo, cioè lo spettro può sentire questa cosa ovunque esattamente come noi, il che è abbastanza inquietante. Un gallo, un faluto in filo di fusione. Cosa scrive? The floor is acqua. Quindi è un tipo acqua spettro. Layton, molto premuroso con i bambini, porta un ragazzino contro le psichiche al mercato nero. Ci credo che Flora non era bravo. Ma guarda che è veramente bravo come tutore legale. Emmy, buongiorno! Hai dormito bene? Forza, Emmy! Sei pronta? Dobbiamo andare! Aspetta, cosa? Adesso di già! Luke, mai mettere fretta a una signora. Non si addice a un gentiluomo. Oh, datemi solo un momento. Ma dorme vestita, quindi potevi anche... Cosa sento? Flauto? Meglio i pangoccioli, che buoni. Tu dormi in piedi come i cavalli. Perché mai? Dorme vestita e pettinata. No, allora, mi sta un po' sulle ballemmi, però non è assolutamente come Flora. Ve lo posso assicurare che Flora ha proprio un peso inutile, purtroppo. Ma perché dorme in piedi? Già un tronco, già poi lo metti in piedi. Il flauto dello spettro... la scorsa notte ci hai parlato di un antico flauto che sarebbe stato venduto dal mercato nero. L'ho sentito dire da Beth. Dove si trova questo mercato nero? Ah, Emmy, wow, sei stata rapidissima. Una signora non fa mai attendere un gentiluomo. Allora, dov'è il mercato nero? È carina Emmy, dai, è un bel personaggio alla fine. Ma la tuba di Layton ha il pigiama? Sì, cioè mette proprio i bottoncini. Sì, è... Se Layton cade nessuno sente fare rumore. Che donna. A dire vero io non lo so. Ne ho sentito parlare ma non ci sono mai stato effettivamente. Capisco. Beh, non mi aspettavo davvero che tu sapessi dove si trova il mercato nero, Luke. E l'altro mercato?
Quale altro mercato? Sai, il mercato normale, quello so dov'è. Beh, sarebbe perfetto se volessimo comprare delle carote, ma il mercato nero è tutt'altra cosa. Non possiamo essere certi, Emmy. Inoltre, un mercato è un luogo ideale per raccogliere informazioni. Forse scopriremo qualcosa di utile. Penso che sia la cosa migliore da fare. Andiamo a esplorare il mercato. Molto bene. In questo caso, dobbiamo prendere il ponte sospeso. Ok, quello all'inizio. Sì. A ovest. Oh no! Mi dispiace. Razzismo, attenzione! Ah, enigma inviati a Oscar. Ma Oscar lo scannasquali, salve! Non ci sono carote al mercato nero? A me piacciono un sacco le carote. Metti che vuole comprare delle carote nere. Guilty Flower! Mi viene a dire Flower come Sara. Yeux, che carina. Guilty Flower! 11 mesi, grazie mille! Grazie! Quasi l'anno. Mercato nero, fatto apposta per i neri dai neri. Mercato nero, i neri è il loro mercato. Il mercato nero. Beh, cioè, sì, forse. Allora eravate voi della 302 quando è stata attaccata. Ve la siete cavata per miracolo. Se tu, lo trovi con una bambina. Scusatemi, ragazzi. Oggi è un giorno particolare. Ora posso andare a dedicare le mie mansioni. Ma veramente nessuno frega un cazzo che questi sono rimasti. Come? Che twist! Hai ottenuto l'azione afferrare per le marionette? L'azione affettare per le marionette? L'azione sciacquare per le marionette? Possiamo fare una canzone di Giorgio Vanni con tutti questi verbi all'infinito. Molly ti ha dato delle marionette. Il minigioco marionette è stato aggiunto alla voce del professore. Posso raccontarvi le storie anche stasera? Dirigi le marionette per portare a conclusione il loro spettacolo. Ah, abbiamo le marionette! Le sì! Non so perché avrei giurato che preferissi le macchinine o i robot, Emmy. Perché mai? Marionette, vediamo com'è. Questo è un pittoresco teatro delle marionette, dove sei tu a dirigere lo spettacolo. Puoi seguire la recita delle marionette sullo schermo superiore. Toccando il pannello della parte centrale del touchscreen, farei avanzare la storia. Man mano che la recita prosegue, ti verrà chiesto di dirigere una scena. Scegli un'azione sul touchscreen. Oh mio Dio, sì, è bellissimo! Non me lo ricordavo per niente. Oh no, marionette, quindi posso fare una marionetta tutto quello che voglio con le azioni sbagliate, che in realtà però sono giuste. Allora. Della buonannette! Sì, che le marionette! Era la prima lezione del corso di cucina. Ed ero un po' nervoso. Benvenuti nel corso di cucina, delizie e affine. Oggi vi insegnerò come cucinare uno stufato di manzo. Dai, Masterchef, siete pronti? Bene. Allora iniziamo. Come prima cosa, controlliamo gli ingredienti. Gli ingredienti principali sono carote, cipolle, patate, broccoli, manzo, panna da cucina e latte. In primo luogo, devo preparare le verdure, sono appena cotte. Quindi non volete ancora usare? Prima di utilizzarle, le avrei dovute afferrare per bene. Afferrai tanto saldamente che tutti gli altri rimasero sorpresi. Sapete, a volte non mi rendo conto della mia forza. Oh no! Oh no! Se sbaglio me lo farei avvolgere, no! Non potevo afferrare con forza! No, you make huge! I think you need a... I need to give you some information. During this kind of streaming, every Monday, and Professor Layton's kind of things, I usually tell to you guys a story, like this mini game have a story in the last game, and it was so chill and cute to tell you guys a story and with these songs, and it was fun. It was fun because I have to put some right words in the right blank space, but that it's not the same, because if the word is wrong, the story stops. And that's not funny. I would love to tell us a completely wrong story, but I cannot, so... Peccato. Non possiamo afferrare questa storia. So English speakers can be involved. Yeah, because I think it's so great, guys, that you are here even if you cannot understand. So I would
really love to make you all, like, you're so welcome here, even if you cannot understand. I'm so sorry. I wish I can speak more fluently and, like, doing a completely English streaming once, maybe, one day, I don't know. Because I think it's so great. Because I can understand English streamer, but if a streamer is, like, Russian or French, I can barely understand, so I'm not, like, I will stay here. But you do, and this is great. This is super great. I'm truly happy. Questo tizio è rimasto lì fermo tutta notte comunque, ragazzi. È stato lì così. Cosa ha scritto l'Erican? Oh. Oggi facciamo rane fritte, cazzo. L'Erican che cazzo? Oggi ti friggiamo. Ah, allora afferro ogni speranza. Non ci sono i latest subscriber? Come non è possibile? Come? Oh, Maxetto! Maxetto ha ricevuto la sub regalata. Sì, sì, è stato lui. Fuggi. Niente, solo politically incorrect. You can absolutely do anything, stream. Thank you so much. We have this kind of friendly vibe because we are. I think it's because we are Italian. I don't know. I think our nationality makes us like feel super friendly. I have no idea. This is who I am, and I think that my community is like me, because we. Ragazzi, oggi balbetto un sacco, mi dispiace. Non ho mai balbettato in inglese, non so come si dice balbettare in inglese, ma sento veramente che le parole mi mancano. Oggi le balbetto addirittura, la situazione è gravissima. Però volevo dire che io e la mia community siamo simili e penso che siccome siamo tutti italiani, c'è questo way way, no? Cosa ha scritto Simo Masso? Ferro. Carne fritte. Poliziotto, carabiniere, mi scusi, buongiorno, buonasera, l'ha proprio protetta bene sta città. Io ero a quel piano, grazie mille, mi sono quasi graffiata il naso per colpa dello spettro. Tutti i casi, non abbiamo niente da fare. Lo spettro è una cosa diversa ovviamente, è più simile a un disastro naturale. Almeno finora nessuno è rimasto ferito, solo le case hanno subito gravi danni. One more thing. Every time the game says spettro, which is specter, ghosts in Italian, I've noticed that it's a word that they say like very, very often. So I just decided that every time I read spettro, I will just drink a sip. I will sip for no reason, just to let you guys see how many times they say spettro. Almeno finora nessuno è rimasto ferito. Spettro secco. Solo le case hanno subito gravi danni. A proposito degli oggetti rotti, conoscete la lingua dell'orologio incrinato? Altri orologi. Altri orologi. Altri orologi. Oh mio Dio. Grazie Lerica, che carina che sei. Ricciaia, mi insegni a usare le emoticon come le usi tu? Ne hai troppe, c'è una armamentaria incredibile di emoticon che voglio usare pure io. Orologi. Allora, mentre cercavi di togliere un orologio dal muro, ti è scivolato dalle mani ed è caduto, ma guarda un po' le mani di burro. Il quadrante si è così spezzato a metà. Strano dirsi, ti accorgi che la somma dei numeri presenti su ognuna delle due parti è la stessa. Traccia la linea lungo il quale il quadrante si è spezzato. Ok, questa si può fare, ma avrò bisogno del mio telefono. E del... oddio mio. Calcolatrice, ecco come si chiama. La somma di due presenti nelle parti è la stessa. A metà, ma non è detto che siano la stessa misura. Cioè non è una metà precisa, credo. Ok, 39 e 39. Credo, quindi No.
ok, è una cacata. Oh, ma quanti, ma che cacchio, mi fa sentire così? Osserva Robin in difficoltà. Siete proprio carini. Sanno tutti che il tempo è sfuggente. Ok. Così. No. Aspetta, ho sbagliato qualcosa. Sì. Così. Ok, 39. You have so much energy. That's a challenge. I will try to describe my action even in English, so it could be easy for you guys to understand. Now that I noticed that, even if I speak in English, everyone, even if in Italian fans, can understand me. So, I think that is the right answer. So I will just click confirm. Conferma. Certi enigmi richiedono coraggio. Yay! And when the answer is correct, you can just spam my emote of Layton, which says correct. Sei pazza, Siri? This kind of thank you guys. This kind of puzzles reminds me of the last game, which it was Unwound Future. I think it's the right way to pronounce the game, and it was based on time, like watches, clocks, and time-related puzzles and stuff like that. So every time I say a clock, I was like, oh, the last game, which is my favorite game ever. Like none of the Professor Layton series of game, but my favorite game ever is Professor Layton 3 and the Unknown Future. So. It was like a trigger, like, clocks, thank you, oh, yeah. And in this game, it's based on Spectre and ghosts and... find clues? The first part of this game is so bored, I have to say, guys. This is the part of the game that I don't like that much, because it doesn't really happen in... something. We are just searching for informations and trying to ask to this guy, and it's so boring. I want to do things, like I cannot laugh at myself every time, like just found some inner jokes. I need more story. Cosa c'è, professore? Ho come l'impressione che qualcuno ci sta seguendo. Fatta, vediamo le cose interessanti. Siri, are you crazy? I need more! More lore, story! Però qualcuno ci sta seguendo. Someone is following us. Ma potrei essermelo immaginato, ok. Fear of the mat. I need more. Amico mio, dai, facciamo un po' di enigmi, ragazzi, dai. Teniamo allenata la nostra mente. Non me ne frega niente di quello che mi stai dicendo. Mi ricordo un bel momento della mia gioventù. Forse potreste dire ispirazione. Vediamo se avete studiato oggi bene la lezione. Cosa si fa in gioventù? A. Si dabba. B. Si va all'oratorio. C. Si va a catechismo. Oh no. Devo mettere la sfera del drago. Ecco. We have another trigger. Every time the puzzle is like that, everyone just starts to spam a number. So the one that have the nearest number. No, non lo so dire. No, ci rinuncio, ragazzi. Già devo fare sta roba, poi devo pure tradurre in inglese. Spiegategliela voi. Kalierinil, perdonami. Secondo mese della nostra amicizia. Grazie mille. Buonasera, benissimo. Precedo questo professor Layton. Eh no, amico mio, diciamo che o trovo il modo di uscire da questa situazione delle palle, oppure... No, ci ho sbagliato. Però magari così? No? Proprio no?
No, tipo, non so, così. Ah, no. No. This is so sad. I just hate this kind of puzzles, like. Oh. I'm so bad at this. I'm not that smart. As you can see, there is a number and it's just keep increasing and I'm just like, I have no idea, what am I doing? And as you can see, everyone just starts like 22277, like high numbers, because because I'm stupid, basically. This is so sad. Alexa, play Despacito. E perché lo sto mettendo a telefono? Spotify qua, deficiente. Scusatemi. La vedo presa bene, alzo un 186. Allora, un aiuto, uno solo. Un disco volante può essere riparato nel mio di 31 mosse. Oh, che bellini! Comincia a passare i pezzi che si trovano sulla destra. Quindi le due pezzi nell'angolo della testa di disco volante. No, non ha veramente un cazzo di senso. Allora, era così all'inizio? Me lo confermate che era così? Un minimo di 31 mosse, siamo già a 45. 31. You can do chikibe, credo. You think. It's correct. Ho detto Despacito? Attivo Despacito. Mi servirà per concentrarmi. I need Despacito for focus. Ah no, si era così, ok. Joker, grazie mille! Grazie mille per i tuoi 3 mesi. Si è aperto l'ovetto ed eccoci qua per il 3° mese. Buon enigmi, Robby. PS è punto tutto su 259 mosse. Ora mi concentro, ragazzi, giuro. Mi concentro. Vai. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya. Sacra vedenza, 2 anni! Grazie mille! Fatti riempire di baci, sacra vedenza, grazie mille! Dove sei? Grazie! Te sbandi, usam sito. Ai 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 ai, Paloma, non so come fare. Despacito. Io li ho allineati, ma che cazzo devo fare? No? Non è possibile. Adesso capisce le parole. Aspetta, Barza me ne ha consigliata un'altra. Adesso ve lo giuro, metto All Stars versione piano, melodica, triste, finché non andiamo giù. Vediamo Barza cosa mi ha messo. La quella di quella con i nomi dei Pokémon. Che bello è. Che bello è. Oh mio Dio, ragazzi, non ho la testa per fare queste cose adesso, ve lo giuro. Metti la versione dei Pokémon. La mettiamo alla fine, ve lo giuro. Oggi faccio uno streaming che finisce così. Ve lo giuro. Mincino, Mincino. È bellissima, è bellissima. Lucario. No, torniamo seri. Non riesco a concentrarmi manco con Despacito.
Madonna, santa. Palito, palito. Ed è bellissima, ragazzi. Quella versione è veramente geniale. Poche volte ho visto cose così geniali. Palito, palito. Non sto per ricominciare, no. Non si molla un cazzo. È solo che... Allora, se ho capito bene, bisogna fare così. Ok, vai, fermi! Ce l'ho! Qualcosa è successo, quindi... Oh mio Dio! Oh mio Dio, te lo giuro, a calci! Lo prendo a calci, che cosa? Non è possibile, ci sono! Dai, ti prego! Ti prego! Dai che è giusto. Dai. Porca di quella vacca. Ce l'ho. Ce l'ho. Andare lì, deve infilarsi lì in qualche modo. C'eri quasi, Robby. Brava, Robby, che tergiversa per arrivare a 297. Non è così semplice come la sfera del drago, no? Non lo è? Inzaghi, caca, Maldini. Oh, porca puttana. Dai, non voglio essere volgare, però... Però... Leggo tipo 7-8 secondi in ritardo. Tergiverso, dai, si punta ai 300. Forza, Ciughina. Adesso d'ora in poi lunedì vi chiamerò Ciughina, ricordatemelo. Cacca secca. Mai rinunciare, mai arrendersi. Duke McGee, you're one of us now. You're 100% Italian. Thank you so much for your word. But I just want to punch my monitor. Beh, intanto sposta quel blocco a sinistra. Hai ragione, che fastidio. Ma che 300? I want to vincere. Il lancio 133. Il giallo giù di uno segue il rosso. Vi giuro, non riesco a capire che cosa cazzo devo fare adesso. Robby, Robby. Però mettere il blu del buco all'estrema sinistra. No, mi sembra un casino. Bloccato tutto così, davvero, davvero. Allora, il giallo giù e poi sposti la palla. Dove cazzo la sposto questa palla? Facciamo così, facciamo così. Ora, ora. Oh. Dai, dai, io urlo. Non c'è altra soluzione per me. Io ora devo mettermi a urlare fortissimo, in modo che tutto il mondo sappia. Devo urlare proprio forte, ma tipo... Vaffanculo, dai, dai! Ce l'ho! Cazzo, cazzo, dai! Dai! E che come facciamo ad aiutarti in chat? So, ogni tanto vi leggo e dico, boh, spostala adesso la palla. Io la sposto, chi lo sa. Prosegue d'aiuto 1. Ora che avete fatto, non è vero, ho fatto di tutto. È pieno di merda. Ma for quale think is international? It could be. No, 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 non si ricomincia.
Prova a scambiare il posto di Viola col Celeste. Boh, Roby, prova a chiamare un idraulico. Allora, questo può andare qua, secondo me. Cioè, sono ottimi buchi. Ma la domanda è, il buco che ci serve, come cazzo lo facciamo? Perché manca davvero pochissimo, lo so. Però qua mi fermo. Hai visto se il numero di massa arriva fino a 4 cifre? Sì, arriva a 4 cifre. Cubo in alto a sinistra. Il cubo in alto a sinistra. Sposta quello in alto a sinistra e mettici uno di quelli a L. Uno a caso. Fatto. No, penso che... penso che forse andava messo un altro. Potevo farlo in 31 mosse, giustamente. Prova a scambiare la L gialla con quella blu. C'era, non è possibile. Ho buttato Discord, scusatemi, ho buttato... No, non c'è Discord. Ah, eccolo qua. Non è possibile, ragazzi, non è possibile, vi prego. Non è possibile. Probabilmente quello credo azzurro. Invece è possibile. Devi pensare. Devi pensare. Allora, io sono ora su, per far capire, sono su Discord con alcuni di voi, stanza free. Ora mi incazzo come una iena. Roby, se vuoi ti mando un aiutino su Telegram. Allora, in che punto della situazione io c'ero? Non ho capito, perché mi sembra davvero di dire e io tipo, non so che cazzo sto facendo. Come si fa? 120 mosse facili. Dai, più che altro, allora, facevi il giro di tutte le cose. Roby, puntiamo alle 888 mosse, dai. No, adesso Simone, mi dici almeno una cosa che devo fare adesso. Ti prego, allora, aiutami. E non lo so, Roby, non lo so. Tre quello che adesso è a sinistra della parte. Sicuro. Cosa? Della cosa? Secondo me hai scattato, Gigio. Ah, che quello adesso a sinistra della palla deve stare sicuramente in alto. Sinistra, qual è la sinistra? Ok. Come, qual è la sinistra? Nemmeno Discord vuole aiutarti, Roby, non vorrei dire. Più di così non posso fare. Nemmeno Discord è d'accordo, non puoi citare, niente. Risolvi. La gif di John Travolta descrive perfettamente la Cichibe quando dico c'eri quasi. Sono io che... ma... non so. Ti ho detto di fare una singola cosa e tu hai messo... a caso. Dai zitto, non è vero, parla pure, ti prego. Allora fermi, prendo l'aiutino che mi ha fatto. Innanzitutto respira. Si chiamano tutorial su YouTube. No, anche non potrei mai. No, mi ci sono allora Telegram, stavo cercando l'Erica nel mio computer, sapete solo. Perfetto. Erica su Google, adesso lo cerco. Foto, eccolo. Come? Qui. Dai, mi ha mandato la foto del suo cane, non è un aiuto. È un aiuto morale. E vabbè. Rileggi gli aiuti. No, ragazzi, sono ben lontano. Vabbè, vi lascio, ragazzi. Vi do gli aiuti. Roby, te lo mando io. Ciao. Un aiuto telepatico ti mando, Roby. Siete dai. Super autorizzati a mandare foto di animali quando volete. Quello okay. È quando la foto della mia tartaruga al contrario. Mando una foto di Yusam. Ciao. Vabbè. Ciao ragazzi. Che cretinini. Sif, Sifino. Sì, ragazzi, se vi state chiedendo comunque era il mio Discord ufficiale, ogni tanto vado lì e li faccio tutti un po' spaventare, quindi se volete beccarmi su Discord è il mio Discord. Protect Yusam. Mi ha mandato le foto del suo cane. Sono morto. Stavo già scioccando. Comunque, è a 302 mosse. Oh, il cane di Yusam.
Allora, tutta la chat è con te. Allora, Big X di con i popcorn. See, I told you guys, this kind of puzzle just make me feel so stupid. Like, I was... I'm not kidding, I feel like a stupid, the stupidest streamer. Provo a dire così è giusto? Sì, sì, così è giusto, dai. Sì, per forza è giusto, no? E allora cuori. 24 ore. Il blu va nel buco a sinistra. Vai. Ti giuro ce l'ho messo a sinistra. Dai, Robby, ci sei. Ok, fermi. Io ci sono, io faccio una foto a questo momento. Così, nel caso mi dovessi scordare... Mettetevi in posa, vi faccio una foto. Fatemi un bel cheese, così se dovessi dire ok, non ci sono, torno a questa cosa. Robby, è fatta! È fatta, Robby, ci sono... Non so come cazzo si deve... Come faccio? Così? Così, forse? Maybe... No. Faccio patagarro... Eccomi qua, che belli che siete. Aspetta, faccio un video. Ehi, che belli! Alza in ordine. Ehi, ciao, cheese! E dai, Robby, posa! Sposta la palla! Ciao, Iker. Posa drammatica. Su queste palle. E allora palliamo, Allora, giù la palla, giù, ok? Ok, quindi faccio così, così in questo modo posso fare, porca puttana, non esiste un modo per farlo sto enigma, io, madre di Dios, no, allora fermi. Madonna, ma guarda te se devo chiudere la serata così, ma guarda te, come cazzo l'ho messa alla fine sta roba? Ci sei quasi. Posa del bruco. Cosa non sto vedendo, ragazzi? Perché davvero non capisco. Ma è fatta. Ma dove? Ma come cazzo non è vero? Ma perché continuate a dirlo? Guarda che non è fatto niente. Il tizio del canale è fatto, mica io. Ok, mi fermo. Non toccare quello a sinistra. Guarda, mi rimetto come era prima. Fermi, rimetto come era prima. Ok, questo è come hai detto, Robby, ci sei. Così mi avete detto, Robby, così è fatta. Guarda che Xatirus... Il quadrato viola non dovrebbe stare lì, ci va un altro pezzo. Ora guarda bene come puoi muovere il viola, dai. Sudo. L'hanno capito tutti. È cacca, non toccare, è cacca. È davvero fatta. Hanno tutti a sinistra e in basso, ok. Non posso più. Solleva il cubo. Metti la palla più sotto. Ma più sotto dove? Non può andare la palla da nessuna parte. Prova a scambiare due quadrati viola. Cosa? No, ragazzi, mi state prendendo per il culo. Non è possibile questa cosa. Ho scritto 24 ore di professor Layton, ragazzi.
io non me ne vado. Allora, Grand Jeté. Allora, ritorno indietro. Dove vado? Dove vado? Tira sul quadro. Allora, io d'ora in poi ascolterò soltanto l'Erican. Ora la palla a sinistra. Ok. Metti il cubo libero in alto al centro e sposta il rosso. Dov'è Discord? Dov'è Discord? Dov'è Discord? L'Erican, vieni con me su Discord, ti prego. Andiamo alla stazione di polizia. Fatta, dove ti giro il prendo fino a tu. Ascolto solo l'Erican, ragazzi. Solo l'Erican. Non mi distoglierete dalle buone intenzioni che sono. Buonasera, appena arrivato. Lancia, è una 24 ore, benvenuto. Vuoi che chiamo la scientifica? Allora, a ogni mossa in più aggiungo un minuto. Allora, sposta il PC e prendi il cibo. Sì, sposto, prendo. L'Erichi! Io sono davvero triste. Sono davvero triste. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Avión al centro. Ok. Poi viola al centro. Depressione. Viola al centro e poi è fatta. Parola del giorno. Viola al centro. Allora, così un centro perfetto. Centro in alto, ok? Ok. Volete? Ember la stava girando con i popcorn? Su la palla, su! Non facciamo le cazzate, aspettiamo l'Erican. Duke Mickey is high! Bye, thank you so much for joining us. I'm so sorry that this puzzle took me 20 minutes! I'm so sorry, guys. Come è no? Come io adesso lo prendo per i capelli. Adesso prendo l'Erican per i capelli. Dov'è? L'Erican. Capelli, l'Erican. Ne ho pochi adesso però, ehi. Luke, il video che sto guardando lo tiene due quadrati, viola sempre in alto, ma ci saranno altri modi per risolverlo. Pure! 31 mosse! Sì, sto crashando anch'io con sto cacchio di enigma, un secondo. 31 mosse! Pensare che c'è chi ha detto che stavo sotto i 100. Ragazzi, stiamo andando ai 400. Acciughine e acciughini. E mi stanno anche aumentando le persone che mi stanno guardando in live, capito? Non è che dici si stanno annoiando. Io credo che alle persone piaccia quello che stanno vedendo. Siete veramente dei criminali. Fatta, quindi più mosse più gente? Più mosse più gente. Io sono a 396 mosse e in live ci sono 387 persone. Dove cazzo sono andate le altre? Andiamo nove? A superare Ninja? Direttamente. Voglio 400 persone, dai. Allora, 1, 2, 3 e 4. Dove sono le 400 persone? È molto divertente. Mike, are you Italian actually, or I don't know, because I've never seen those emotes, so I suppose that you are not here usually. Just for no.
Allora, vuoi provare a risolverlo così o lo resettiamo? Nel dubbio. No, no, non si resetta niente. Non si resetta niente. Allora, Gaetano ha detto: Robby viola in basso a sinistra. Palla a sinistra. E sposta i più piccoli in alto. Prova così e continua. Ma io ho già fatto così. È che già qua non puoi più fare un cazzo. Non puoi più fare un cazzo. Si blocca tutto. Tutto. Dicono è fatta. Ma chi cazzo è questo fatta che è? Eh no, che sembrava fatta, però spostando come ti ho detto io, poi non passano gli altri due, quindi... Voleva le viewers. Ferma, allora aspetta, sembra amici stare ferma, io mi muovo. La follia, blu... allora, prova la follia, blu di uno a destra, celeste incastrato nel... No, vabbè ragazzi, gli spettatori sono direttamente proporzionali alle mosse, controlliamo? No, è in effetti sono saliti. Di quanto? Erano, io vedo 3,82, sono 3,92. Sadici! E bastardi. E bastardi. Sposta i duelli in alto. Allora, Ember, io mi fido di Ember. Usa sempre in modo molto divertente l'emoticon. Vedete, se usate in modo divertente l'emoticon, avete la mia fiducia di base. Sposta i duelli in alto. Incastra il giallo a destra e poi vediamo. Hai perso completamente la mia fiducia con quel poi vediamo. I duelli in alto a destra. In alto, incastra il giallo a destra e poi vediamo. Ma l'ho già fatta sta roba. Poi non puoi più fare un cazzo di niente. Ma proprio zero. Puoi fare questa cosa qui forse. Ma poi ti basta guardi. Non è possibile. Ora abbassa la palla. Ma ora quando? Oh mio Dio. Te con la chat in ritardo, auguri. Ah, facciamo così. Faccio i test. Provo a chiamare un altro di quelli. Vediamo se Yuzam riuscirà a non farsi bannare stasera. Preparo già il comando, allora. Prepara il comando. Yuzam, è in gioco la tua presenza in live. Allora. Sappilo. Adesso vi devi dare una mano. Aspetta che devo mutare la live, che sennò impazzisco da solo. Yuzam, se non mi aiuti ti banniamo. No, mi sto adoperando giusto per aiutarti perché non ce Carino! La faccio più con questo enigma. Figurati io, guarda, aspetta. Robby, stavo butta il viola a sinistra. Fanno davvero in 31 mosse, quindi è un miracolo. È tipo magia questa. È tipo magia. Oh no, prota chiusa. Io ero allora... serio, prova la follia. Blu a sinistra. No, no, aspettate, proviamo Yuzam, vai. Siamo messi malissimo perché i due cubi viola vanno messi in alto. Tutti in alto. Voglio provare a fare questa cosa. E cioè, quello blu è messo giusto lì e quello celeste invece deve andare nel... No, 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 aspetta un attimo. Adesso proviamo a mettere tutte e due i blu, il viola in... No, ho fatto una cazzata. Allora, i viola di tutte e due in alto, hai detto, giusto? Sì. Ok, in alto, ok, ce l'ho. Dovrebbero arrivare poi. Ok, in alto. Tutti e due in alto. Sì, però in questo momento dovresti avere la palla nell'altro in angolo in alto, però. Ma come cazzo? Ma in che modo? Te l'ho detto, bisogna partire dall'inizio, sennò qui è un casino così. Adesso come si recupera la situazione? Aspetta, lo so che non vuoi riavviare, calmati. Non impazzire. Devi stare calma. Non lo dire. Io temo per la mia vita, ok? Cazzo, sono sì, agitato. Devi avere tanta paura per la... Sono agitato, carino, aiuto. Yuzam, ma no, mi spiace che ti sto minacciando. Guarda, qui la fanno tanto facile, 31 mosse. La soluzione ce l'avevo. Ever, mentre banniamo Yuzam, puoi venire su disco? Allora? Ma non ci già. Sto no, c'è Runer. Niente. Perché voi vedete anche in ritardo, questo è davvero difficile. Robby, Yuzam. No, hai bannato io! No! Sei ancora lì? Sono tornato. Ti chiedo scusa. Ah, perché ti banna anche da Discord? No. Ah, ok. Era la gag. Sei proprio un piccolo scemo. Vero. A che punto siamo che non mi sono capito. Allora, fermo, Luke, tu sei la mia salvezza, te lo giuro, ti vado su TeamSpeak, adesso porto mia mamma. Metti due quadrati viola in alto a sinistra e al centro. La palla in basso a sinistra. Allora, fermi, i due quadrati viola in alto a sinistra e al centro, ok? La palla in basso a sinistra e i due pezzi azzurro e celeste tra i due. Quindi, ecco. Tra i due come cosa? Come li spostiamo quelli? Tra i due cosa?
Ragazzi, ho capito anche voi che è veramente difficile. No, sono solo io, no, sì. Lascia il giallo lì, in teoria. E forse dovresti mettere il rosso dentro sotto, dove che deve arrivare la palla dopo, alla fine. Il pezzo blu a sinistra con i cubi in alto, ok. Questo è veramente il massimo che posso fare, ma poi non si può più muovere niente. Non so a che punto sono della live. Ma io ai tempi ce la feci in fretta. Ma anche io! Io non avevo amici al tempo, non avevo qualcuno a cui chiedere. Ero sola, facevo schifo, l'ho risolta sta roba. Ma come cazzo? Adesso sono in live con... Quante persone ci sono? 403 persone, una nelle mie orecchie, un sacco di chat, e non ci sto riuscendo. Dovrebbero andare sotto a quelli viola. Non posso. Questa musichetta mi sta uccidendo. Ma cosa dovrei mettere al posto di questa canzoncina, secondo te? Mi fido del non tuo. Non sento la canzoncina, perché non l'ho pi 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 pi. Grazie. Pi, di sicuro pi, non Despacito, pi, ti prego. Pi, pi. Despacito. Il silenzio. Come? Allora, sapete che vi dico? Canterò. Cosa canto? No, facevo come? Così. Yusa, sei stato radiato. Prendo... Amico mio, è il suo turno. Pronto? Oh no! Ehi, eccolo! Chi è? Ciao! Come chi è? Sono io. Franco! Amico ciao. Mio, mi ciao sento veramente... Maurizio Costanzo con gli ospiti. Come va? Tutto a posto? Tutto bene? Tutto a posto, aspetta che devo mutare la live. Sì, sì, certo, eccomi assolutamente qua. Eccomi. Allora, a casa tutto a posto, sì? Sì, dai, tutto a posto. Ok, io sto per morire, mettiamola così. E tra niente, prendo l'ambulanza, fatta. No, no dovresti dai. Aiutarmi a risolvere, se tu potessi fare questa cosa sarebbe veramente incredibile. Allora, da quanto ho capito è molto tosta, però proviamoci. Hai la soluzione, amico mio, ti prego. Ci proviamo. No, aspetta, allora, hai la soluzione? È un po' dura, nel senso che tutte le soluzioni in cui... È davvero dura. Infatti. Prova intanto a mettere il blu tutto a sinistra, proviamo okay. A vedere cosa succede. Succede che non l'abbiamo risolto. Il bello è che io vedo tutto molto in ritardo, per cui... Oh mio Dio. E niente. Ma così blocchi la palla per sempre, è verissimo? Sì, molto vero. Però vedo che le altre soluzioni non sono molto adottabili. C'ha ancora un aiuto però. L'aiuto speciale? Bene, ora che hai spostato quei quattro pezzi, no. Basta cercare su YouTube, fermati fra cubi e angoli, Robby, un quadrato viola deve rimanere sotto. Ma vaffanculo... No, non vuoi, e nel senso, era sotto. Guardi, signor Brocco, guardi, aspetti un attimo che forse l'Erica può aiutarci. Sì, va bene. Allora... Ciao a tutti. Ah, no, aspetta! Scusami, stavi salutando. Prego. Niente, ciao. Io uso un culo. No, è il tuo momento. Ciao a tutti, ciao mamma. Grazie Brocco, scusami, ti ho tirato su troppo in fretta. Sei fantastico. Brocco è allora, tutti quelli che sono morti di noia, vi aspetta Brocco che vi zotta un po' tutti. E certo. Ciao, grazie. Buona ciao. Serata. Buonasera. Silvia, ti prego, almeno tu. No, dai, no, che ansia. No, io non sapevo se mi arrivo con voi. Tu non hai idea. Io in questo momento sono con il video di YouTube aperto. No, che lo sto guardando dall'inizio. Lenny l'ha risolto. Non è possibile. E niente. 469 basta. Mosse, però, amica mia. Guarda che. Io non sono al minuto 26 del video. Poi non so. Se vuoi ricominciamo da capo e te lo dico pari pari. Però non voglio arrivare a 1000. Anzi, 99. No, si può. È una vera e propria interrogazione. Anch'io l'ho risolto. E niente, proprio di metà due. Non so, la prossima volta, settembre. Ma per curiosità, ragazzi, da quanto siamo su questo enigma? Uptime di questo enigma, quant'è? Troppo.
È veramente illegale questa cosa che sto facendo. Quindi tu non hai la soluzione per me, amica mia? No, anche perché nel mio, cioè, quando ho fermato il video, i cosi viola erano sotto e la palla era sopra. Io non so. Sono davvero disappointed. Mi dispiace, io non sono brava con la geometria. Io faccio archeologia, cosa faccio con la geometria? Non lo so, allora guarda, ti saluto, magari, boh, non lo so, vai, vai. Posso consigliare qualcuno io però? Sì, certo. Perché Gabritos secondo me può aiutare, secondo me Gabritos può aiutare. Guarda, aspetta, Lely, ti vengo a prendere, dove sei? Adesso voglio sentire Lely nelle mie orecchie. Lely, mettiti in un server da sola perché voglio te. Dai, Lely, solo allora, tu. Allora, vediamo chi mi trascina. Confido in te. Ciao, sì, grazie, arrivederci. Ciao, un bacione. A lei. Someday, oh, my no. Prince will come. Oh no, vabbè. Questa è la storia di come la mia vita è cambiata. Ma tu te la ricordi, perché io no? Io ce l'ho salvata e me la guardo una volta al giorno. Come è possibile? Sull'hard disk. Eri molto vicino in realtà, serio. Allora, è come se io avessi sfiorato molte volte la non si la può, non posso. Sì. Perché ero vicina? Allora, adesso trascino te, okay. Stai qui con me. Sei qui con me, tu sei posso chiamare presenza. Un compagno che io ho studiato poco, signora maestra. Chi è che lo sa? Non so. Beh, Gabri era un candidato. Quindi... Gabri! Bene. Cosa succede? Ti porto giù con me, Gabri. Gabri, ti prego. Posso dire che odio un po' Silvia, eh? Gabri, ti prego. Allora. Larica! Maschi, aiutatemi. C'è allora, stato il del cazzo, ci sono. Vabbè, aspetta. Ma 25 minuti fa stavo ancora facendo questa cosa, tra l'altro. Sì. Francipalle è ancora lì? Francipalle, non ho letto la sua resub, mi scusi. Il nome perfetto per questo enigma. Guardi, Francipalle, io non le attribuisco nessun merito. È solo colpa mia, mi spiace tantissimo perché il suo nickname è al momento giusto, ma veramente in una situazione troppo sbagliata. E grazie minchia. A parole tue, dai. È finita, signori. Grazie mille di essere passati. Testo è buono, ti estinguo. Maledizione. Allora, chi è che deve star buono? No, falli divertire. Con che capelli sei tornata su? Alaba, grazie mille. Dici di una lunga serie. Spero le sia passata l'emicrania. Mi sta tornando, te lo giuro. Grazie alla bombacione. Non respiso. Penny, non so parlare, ma te non sai scrivere. Comunque, Robby, io la so. Ognuno suo, insomma. Invito allora chi ha il PC a fare uno screen e provare a risolverlo con Photoshop. Adoro. Io sì. Vabbè, grazie al cazzo, risposti così però. Grazie, Mickey. Guarda, poi io da piccolo queste cose le risolvevo in modo molto facile. Le lanciavo contro il muro e le ricostruivo. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Grazie, Mickey. Grazie, missile. Cosa com'è che era? Quello che ho fatto, infatti. Sì. Che bella, Lely. Che bella. Allora, da quello che vedo, lei ha messo queste due cose dall'altra parte, ma come cazzo ci sei riuscita con Photoshop? È l'unico modo. Non è possibile. Qui devi muovere verso il basso i blocchi bianchi e rossi, però tu non sei dall'inizio, quindi... Ma soprattutto non sei nessun blocco bianco. Sì, esatto, tra l'altro. Cioè, gialli e rossi sono daltonico. Vabbè, oh no! Quello sono io. Poi, blocchi viola verso l'alto. La prego, non è vero. No, infatti non è vero. Fino ad arrivare a sinistra. Ah, ok. Come? Come cazzo si fa, scusami? Perché dice la prego, ma io lo farei molto volentieri se sapessi come si fa. È che non lo so come si fa. Forse adesso quello giallo lì infilato dove c'è il buchetto a destra. Torna alla situazione col lui, delay, tantissimi auguri. Non neanche tanto. Però sì, no,
Hai ragione, non può funzionare. Mamma, aiutami. Aspetta, ah no, niente, invece. Non dire aspetta, che non... Allora, perché io Judy... non direi niente. È un casino. Allora, Judy, è più... metti la palla in basso a sinistra, dove stava prima. Metti i cubi in alto a sinistra, metti le due al centro e quella giù, da lì in poi se poi andiamo avanti insieme. Allora, è un po' difficile, ragazzi, fare così... E leggervi e basta, perché poi arriviamo sempre al punto in cui mi fermo e devo ascoltare un altro che ha la soluzione sicuramente, però poi non è mai quella soluzione, quindi o mi raggiungete su Discord e ne parliamo a voce, oppure non si può fare leggendo, davvero. E comunque è difficile, perché poi c'è il delay, cioè, tra l'altro. Robby, ti prego, ricominciamo, le facciamo 21 mosse. Ah, ragazzi, finché non arrivo ai 1000, non si ricomincia! Io sono sicuro che prima della fine dell'enigma la scrivania non c'è più. Ma comunque. Ma neanche la mano. Oh, mezz'ora! Allora, questa mi sembra una situazione davvero ordinata. Quindi, questo è il punto di partenza perfetto. Allora, qua dice di mettere i due cosi viola in alto, nell'area a destra. Ok, a destra, non a sinistra? In alto a destra. Il problema è che io non mi ricordo come era all'inizio, quindi... Pronto? Sto leggendo la... Attimo di suspense, no, sto tentando di capire come si possono spostare. Allora, palla in basso a sinistra, è lì! Riesci a mettere la palla al posto di quadro in basso? È lì! Ok, fermala! Basta, faccio più niente, risolto. Ok, ok, ok. Dategli Discord a Red Vaieri, palla in buca. Judy sembra sicuro o sicura di se stessa. A me piace la sua sicurezza e tracotanza. E quindi... E quindi appena mi muovo c'è tutta la soluzione che mi spunta davanti. Perché ti sei mossa? Perché non sto leggendo? Secondo me quel tasto bottone è molto invitante. Io lo premerei. Non fare, non fare, Roberto, non fare. Oppure disegni il numero che hai adesso e clicchi ricomincia. No, quello è barare, non lo toccare. Anche usare gli aiuti. Cubo a destra, portalo giù, sinistra e poi sposta le L. Dove cazzo le sposto le L? Ne hai due di aiuti, veramente. C'è ancora un aiuto, vero? Due. Ma l'aiuto dice, bene, ora che hai fatto queste tre mosse, puoi fare le altre 29. Non è vero! E quindi clicchiamo ricomincia. Dove cazzo le sposto le L, ragazzi? So che probabilmente da lì sembra un po' più chiara la situazione. Io non ho idea di dove spostare queste L, ve lo giuro, non c'è modo. Dove cazzo le devo mettere? Così. Così. Però da qua poi non so più. Allora, convincetemi a schiacciare ricomincia, ragazzi. Allora, clicca ricomincia. Ok, fatta. Mamma mia. È stato semplice. È stato veramente difficile. Allora, aspetta, aspetta, Gabri, come lo monteresti una cosa in cui io schiaccio ricomincia? Tipo quanto di Thanos? Ti prego, deve essere perché non... Tipo alla... Signori, è stato, mi sento tutto un sogno. È stato tutto un sogno. Tipo Doraemon... Doraemon, cosa dico? Nobita che si sveglia da un coma. Robby, no! Robby, no! Se vuoi su Discord ti do la soluzione, dai! Datemi la soluzione su Discord. Adesso arriva un link di YouTube. Se comincia è facile, però... Dai! Non lo fare, sfondiamo il record. Non lo fare. Ora per ora è starta. Penas alla tua integrità. Beni, non sai scrivere. È inutile che ci provi. Non sai scrivere. Do not ricomincia. Prova a fare tutte le mosse che stai facendo, ma senza muovere il giallo da lì. Sono molto combattuta. Cos'è, l'anticarte dello sposta a caso finché non va? Esatto, sposta senza guardare. Ah, ottima tecnica, mi piace. Senza guardare. Sì. Dai, incasina tutto, vai, vai. Con un enigma ha funzionato. È vero. Vado, lo faccio, lo sto facendo. Guarda le lanoliff intanto, vai, vai. A caso. Attenzione. Ma che anche se vado a caso, non è che mi muovo tantissimo dalle situazioni in cui mi trovo. Cioè, proprio...
che si, c'è sempre un momento in cui si bloccano. Attimi di panico. Ha funzionato. Abort, abort. Vedo tutto a caso. Non può funzionare. Ma che problemi aveva chi ha fatto sto enigma? Porca. Vabbè. Un attimo. Fidati, c'è di peggio. Canta. Io ho paura. Tantissimo. Sto veramente cagando in mano. Mio Dio, gli occhi, no, no, no. Gli occhi. Ti apri paura. Ti apri paura. Cosa è successo? Oppure che non possiamo cosa sapere. Ho visto un rumore, Gigi. Hai visto un rumore, vabbè. Sì, vabbè, visto un rumore. Che sono e gli è caduto. E questo è un bel finale di clip, per esempio. È il momento, qualcuno clip di ricomincia. Io col video in ritardo, Robby, non so se stai dando testate o malate, comunque. Magari tutte e due. Ho capito, però. Allora, qui adesso c'è questo, no, il cubo sopra. È il cubo sopra. So far away! Col 2% di sanità mentale che ti è rimasta, metti il cubo sopra, in basso al centro. Sopra, in basso al centro? Era un erano tre indicazioni diverse, sopra, in basso al centro. State, no, state quello che è sopra, in basso al centro. Buono. Era allora, da... comandi. Comandi, che cosa è successo? E Runner però se non parte, no? Comandi, che cosa allora è successo? Eh sì, un attimo, un secondo. E Runner, salve! Buonasera. Quella situazione è tragica. Me lo sto accorgendo, guarda, tranquillo. Allora, quello che dicevo io, secondo me, poi vai, sbagliarmi. Guidami. Allora, adesso devi creare una... di mettere le L tutte al lato destro per il momento, rimetti tutto come era prima. Cazzo, c'erano i dragon forse, quindi ho avuto... ok, ce l'ho, ok. Aspetta che ho un attimo anch'io di delay, che ok, adesso inverti la sfera con il quadrato viola che è sulla sinistra. Ok, fatto. Sta per succedere, mi piace. Un attimo che... Bronco! Parto con l'ambulanza, Bronco, sta arrivando, grazie mille, Bronco. Oh, yes. Allora... Voglio... We are the champion, ve lo giuro. In questo momento voglio sentire We are the champion nelle mie orecchie. Poi! Sposta quella... quella azzurra. Dove? Verso sinistra. Fatto! Quanta passione. Perché dobbiamo praticamente trovare il modo di creare uno spazio da 6 sul lato sinistro. È qui che mi blocco, capisci che da qua non posso più muovere un cazzo. A meno che non faccio tipo così, ma... No. E no, e dopo un po' mi blocco per aspetta, forza. Aspetta. No, non lo stai guarda rimettendo a posto. No, rimetto tutto come... Ok. Allora. Cioè, sposti quello sinistra, rimane sempre lo spazio vuoto. Dovessi ciao, mettere... Sele! Buonanotte, beata te! Sposta quello celeste a sinistra e lascialo lì. Robby, scusami. Vai, vai. Tu sei l'ultimo cui chiedo, ragazzi, poi ricomincio.
Sì. Ok. Sposta la sfera. Sposta la sfera verso sopra. Sì. Non l'abbiamo fatto. Il blu lo porto sopra. Ok. E il rosso spostalo verso quello viola. Ok. Da qua possiamo muoverle tipo il giro tondo. Si può fare questa cosa? Sì. Ok. Ok. Adesso in uno di questi giri qua dovresti riuscire a incastrare quella gialla, in pratica. È allora, vero. Quella... Sì, lascia quella blu di là. Ok, perfetto. Quella rossa abbassala. Ok. Sposta il viola. Verso sinistra. Ok, quella gialla. No. Aspetta. Sì, ti prego. Torna indietro con quella gialla. Quella dove? Rossa pure. Dove la verso metto? Verso destra. Che vai. Sposta quella rossa pure verso destra. Ok. E incastra adesso il blu e il celeste in mezzo. Tra di loro. Ok. Creando una colonna. No, scendi verso sotto. Ok. Ragazzi, è stato un piacere, ma era un grazie, sei fantastico. Mi è messo tutta la buona volontà, scusami. Ma... Non ti preoccupare, guarda, tranquillo. No, veramente, non sono arrabbiata. Sto prendendo tempo perché sto per fare il reset, quindi... Faccio lo snapping di Thanos, Eruner. Poi tocca a Ferugigio, mi spiace, sto per schioccare le dita, fai parte del 50% che deve salire, quindi... Oh no! Lerican, tu sei fantastico, lo sai che sei fantastico, però devo fare... C'è qualcosa che deve essere fatto e devo farlo adesso, quindi Gabritos, io spero ne sia valsa la pena, perché veramente sto odiando questo momento in tutta onestà, però se renderai questa clip, io ti do, te lo giuro, un sacco di soldi. Dai. Clicca abbandona però, ti prego, clicca abbandona. Mi piace tantissimo, capito? No, dai, fa, dai, pagami, sì, dai. Stronza. Sono pieno. Dai, sono pieno. E allora facciamolo, ragazzi. 795 mosse, ricomincia. E vaffanculo sto enigma di merda, sblocco tutti gli aiuti, disco volante in 31 mosse chi, porca di quella puttana merda vacca. Allora, questa live è veramente da cancellare. Comincia spostando verso il basso i due pezzi che si trovano sulla destra. Ok, va bene, lo faccio, guarda, non guardo in faccia a nessuno. Quindi allinea i due pezzi nell'angolo in alto a destra e disco volante. Ok, va bene, fatto, ecco qua. Poi, proseguo da YouTube, metti in fila tutti e quattro i pezzi nella riga centrale. Scusami. Spostando i pezzi verso sinistra, verso destra, a seconda dei casi. Quali casi? Quali casi? Ma che cazzo d'aiuto è? Ok, fermi, ok. Era più facile di quanto sembrasse. Ok. Quando tutti e quattro i pezzi si trovano allineati nella riga centrale, rimetti entrambi i pezzi E nell'angolo in alto a destra. Ce l'ho. Poi inserisci il pezzo E del blu nella sporgenza laterale a sinistra. Ok. A sinistra. No, è qua. Porca puttana. Rimetti in alto a destra. Ok, devo fare questo. Dopo che sposta il pezzo rosso nello spazio in basso a destra e tutti gli altri pezzi a destra, ma dopo aver spostato la sfera energetica
La sfera energetica è veramente nell'angolo in alto a sinistra. È chiuso sopra, mamma. Ok, credo. Non più sicura di quello che cazzo sto facendo. Non è possibile. Ragazzi, io non ci posso credere. Non ci posso credere. 31 mosse. I due pezzi che si trovano sulla destra. Perché che le cose mi si stanno incastrando nel cervello. Non c'è da fare, mi sveglio talmente presto che voglio mettermi a piangere. I due pezzi che si trovano sulla destra. Inizio. Lo facciamo insieme. No. C'è la soluzione con lo Whisper. Mi fido più di Barze. Ve lo giuro, mi fido più di Barze. Allora. Così. Ecco fatto. Wow, in 31 mosse, che poi erano 32. Ho finito sta live, ma tranquilla. Oh mio Dio, erano dei beat quelli? Palude, grazie, paludemo. Caspita, Robby, è il primo tentativo. Io te lo giuro, sei sulla mia lista nera. Risolto, impressionante, ragazzo. Ora di cosa stavamo parlando? Ti credo che se l'hai scordato. Sono 42 minuti che stiamo. 42 minuti di enigma. 42 minuti. Ed è solo di un flauto che continua a sentire. Credo che sia altro strumento che ho perso dello spettro. È una cosa spaventosa, davvero terribile. Facciamo i trenini o l'acquario? No, no, no. Io non so se riuscirò a dormire. Bronco scrive: la prima è vergine. Io voglio in questo momento sotterrarmi. Io dal profondo del cuore vi chiedo scusa per quello che avete visto oggi, perché sono profondamente, profondamente, profondamente imbarazzata per tutto quello che è successo. Quante donazioni! Oh, yes. Quante donazioni! Bronco, una sacra evidenza che dice yeah! 3,3320, grazie mille. Skeleton with a pad che fai due mesi, dice yes. Love you, Chikibe. I love you, Skeleton. Thank you for your second month. Grazie per il tuo secondo mese. Neffe che dice: io non ho parole, Neffe, non ne ho più neanche io. Come non c'è nulla allo schermo? Come non c'è nulla? No, ci sono io. Ah, gli alert non ci sono? Non ci sono gli alert. Come mai? Ah, li ho messi sotto la camera. Che scemina. Che scemina.
Ragazzi, ci sei solo tu, non c'è niente. Ok, ma era, è sempre stato così, no, vero? Non ci sono nulla, schermo, ci sono io, adoro. Io, è stato divertente, non lo so. Però vi ringrazio tantissimo per la vostra pazienza. Per essere... Ragazzi, io sto andando via. Grazie della vostra pazienza. Buonanotte. Ci riposa bene. Aspetta, aspetta, aspetta. Era anche un enigma proprio da... Sto sentendo di brutto. 31 mosse, cazzo. 32. Gabritos che dice sono pieno. Robby, grazie, sono pieno. Grazie dell'aiuto, buonanotte. Buonanotte, Robby. Non so, no. Cosa è successo a quel bicchiere? Che cosa? Chi è stato a far esplodere quel bicchiere? Sior, ti pare il caso? Ti sembra il caso? Rinnovo così, ti miglioro la serata. Sior fa 11 mesi e distrugge tutto quello che incontra. Ti ringrazio tantissimo per il tuo quasi anno. Un quadrato magico, io li odio i quadrati magici, quelli che sposti, li odio tantissimo, sono mai riuscita a farli. Ricorda che non bisogna toccare perché i lingui sono infallibili. Mi raccomando, per la canzone bellissima per la fine della live, era Despacito coi Pokémon, giusto? Giusto, Despacito coi Pokémon. Vi lascio con Despacito, con Pokecito, così ridiamo un po'. Perché sono proprio triste. No, scherzi a parte, ragazzi. Dai, è stata una live particolare. Ma spero di non, che non vi sia dispiaciuta. Perché a un certo punto ho veramente iniziato a sclerare. Quindi, grazie. Grazie di essere stati qui con me. Vi voglio davvero tanto bene. Davvero tanto bene. Vado delle lingue con il cazzo di fila. Certo, tutti 42 minuti, però. Una delle più belle live. Vi voglio bene, ragazzi. Grazie di essere qui anche quando non sono proprio in formissima. Voglio mettere a schermo. Ho cambiato idea perché sentirle basta non ha senso. Secondo me, voglio farvi questo regalo. Questa canzone non è soltanto da guardare, cioè dovete proprio vederla. Quindi. Datemi un secondo, faccio l'editor e la metto a schermo nel finale perché è troppo bella. Windows Capture Pokémon Parody, eccola qua, aspettate un attimo, dov'è? No, aspetta, è questa qua, per tirarti sul morale. Oh, grazie, sei una foto di Zelda, ti voglio bene. Cattura finestra. Ok, Pokémon Despacito, ecco qua. Io intanto vi ringrazio, ragazzi. Vi auguro una bellissima notte piena di sogni, enigmi di 31 mosse. Io vi lascio con questa bellissima canzone e noi ci vediamo domani. Domani alle 5 di pomeriggio. Questa canzone non va solo guardata, dovete vederla. E lasciate vista. Questa canzone non va solo guardata. This is why. C'è me con fuori che sta mani tanga lei. C'è Peking lughi io batoi. Sa bla bla bla. Sa cavana qua io caro rosa rei. Ma mo swan che io bollai non peloi. C'è l'udele che fa fuori a metà. Metà pazzo vai per cielo schenca scan. Solo su smisciano che non su lo buio. Oh yeah, sac. Sazba che scherva lì e che flumia ma. Toto danzo vano per se quel mia mask. Fitti per tortiere con le picca butto. Lucari. Filo luna.
ci baci in un tablatino. Mini Dorina, c'è la bellezza e l'assassino potrillo. Finì a baci di suo e corillo. Clicca, canta, rap.